È doveroso ringraziare anche il Rotary Club di Todi, che da anni si dimostra sensibile alle tematiche del bullismo e della sicurezza su internet, realizzando e organizzando in città, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, dei momenti di formazione e informazione presso le scuole, e che anche stavolta, diciamo, ci ha sostenuto ed è stato sensibile a questa giornata. Un grazie particolare va poi ai nostri partner tecnici e quindi Studio Poliedra, la Team Dev e la cooperativa La Torre, oltre che ai media partner che ci hanno aiutato a far conoscere la giornata, e quindi Giornale dell'Umbria, Girl Geek Life e tutt'oggi.info. Il Learning Meeting di oggi vuole essere un momento di confronto e di apertura al dialogo, senza voler imporre nulla. Ci piacerebbe aprire un confronto con genitori, insegnanti e quindi con chi i ragazzi ha il potere e il dovere di accompagnare quotidianamente nell'uso delle tecnologie e dei social media, che sono una grande opportunità, e questo è il motivo per cui siamo qui oggi, per ribadire questo concetto importante, e cioè che non dobbiamo lasciar perdere ai nostri figli l'opportunità di stare in rete e di starci bene, di saperci stare. Ringrazio voi per essere qui presenti e chiamo il sindaco, il dottor Carlo Rossini, per dare un saluto di benvenuto. Buongiorno, benvenuti a Todi, benvenute a Todi nella nostra sala del Consiglio. Come sentite questa mattina, il raffreddore mi rende un politico ideale, potrò ascoltare tutta la mattina e il pomeriggio, ma posso parlare pochissimo, per cui vi faccio i migliori auguri di buon lavoro per la giornata, che è davvero importante. Ringrazio molto il coordinamento, la rete Wister, gli stati generali dell'innovazione per l'opportunità che ci viene offerta. Sono temi davvero cruciali per l'oggi e per il domani. Si tratta di mettere insieme le nostre idee e confrontarci su un tema che riguarda principalmente le nuove generazioni, con le quali dovremo davvero creare un nuovo approccio dentro scenari molto più ampi che tutti conosciamo. Non sfugge a nessuno, nemmeno al mondo della politica, la violenza spesso che in maniera brutale si consuma nella rete e nei social. Dobbiamo abituarci all'idea che non possiamo bloccare i processi, ma dobbiamo trovare le forme corrette per interagire. Quindi in tutto c'è un'opportunità, anche nella vastità della rete e nella moltiplicazione delle relazioni, ma servono davvero chiavi di lettura nuove, regole probabilmente che sappiano superare i limiti attuali. Sarà soprattutto però un fatto culturale, e quindi l'idea di trovarci qui oggi apre la porta più importante verso questo mondo, che è quello della conoscenza e quello del confronto. Buona giornata e buon lavoro. Grazie sindaco. E abbiamo chiesto poi al dottor Raimondo Murano, già direttore generale dell'istruzione tecnica professionale del MIUR, di portarci un suo contributo, un suo saluto, innanzitutto perché abbiamo così il privilegio di averlo da qualche anno come nostro concittadino, e quindi ci faceva piacere per questo, ma al di là di questa concittadinanza è per la sua alta e qualificata esperienza ai vertici del Ministero dell'Istruzione. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare la Presidente Mazzano, gli Stati Generali di Innovazione per questo invito che mi è particolarmente gradito. Anche perché nei pochi minuti che mi sono concessi per il saluto voglio richiamare la vostra attenzione su alcuni passaggi che certamente poi i lavori del vostro convegno sapranno approfondire adeguatamente. Vede, il tema che voi avete affrontato è un tema che si presenta ad una serie infinita di interpretazioni.
però vi va data dimostrazione di sensibilità sociale. Diceva bene prima il primo cittadino di Todi, il dottor Rossini, che ha una forte valenza culturale, perché avete affrontato un tema particolarmente rilevante. Vede, ieri sulla rassegna stampa del Ministero dell'Istruzione campeggiava i risultati di una ricerca condotta dal Movimento Italiano Genitori. Sintetizzo i passaggi più importanti. Il 90% dei minori italiani è ogni giorno davanti al PC, mediamente da 3 a 5 ore. Il 5% dei nostri giovani, dei nostri minori, dei bambini dalle scuole elementari, le scuole primarie fino alla secondaria superiore, preferisce internet al rapporto amicale con pari. Il 60% di questi ragazzi è solo davanti al PC, il 90% delle ore dedicate alla fruizione del messaggio internet è domiciliare, quindi non è a scuola, è a casa. Il 33% dei nostri giovani fa amicizia tramite il web, un minore su sei legge, invia, consuma materiale hot sul internet, una delle percentuali più alte in campo europeo. Diceva bene chi ha introdotto il lavoro, internet non va demonizzato, è una grande opportunità. Qualche anno fa qualcuno di voi avrà letto quel libro di un grande epistemologo che è Karl Popper, che scriveva La cattiva maestra, la televisione. Oggi penso che nessuno di noi scriverebbe un libro sulla cattiva maestra e la rete. Però di fatto abbiamo degli aspetti di particolare rilevanza che meritano la nostra attenzione, preventiva, non successiva. Ha detto bene Rossini prima. Non possiamo arrivare troppo tardi, perché a volte quando arriviamo tardi arriviamo di fronte a fenomeni che sono irreversibili. Irreversibili. Noi dobbiamo essere davanti al problema, non dietro al problema. Però il secondo punto è un problema complesso, guarda alle leggi di tutela della privacy, bisogna rispettare i minori e ha necessità, e questo è un aspetto sul quale vi prego di soffermare la vostra attenzione, di rete, di essere soggetti plurimi, di sinergie. Non possiamo pensare che soltanto la scuola possa svolgere questo compito egregiamente e portarlo a soluzione. La scuola in questo momento, ci sarebbe bisogno di un convegno per poterlo approfondire, vive una fase di profonda complessità e anche gracilità, a cui abbiamo concorso un po' tutti. Ebbene, scaricare sulla scuola responsabilità che della scuola non sono, primarie almeno, sarebbe un tentare di risolvere il problema attraverso una falsa risoluzione. Noi non abbiamo bisogno neanche di buonismo per affrontare questo tema, che è un tema lacerante, è un tema... Terzo riflessione che io definirei impietoso. E per un motivo molto semplice è impietoso. Perché noi adulti, io, che ho qualche anno più di voi, beh, io sono vecchio per affrontare questo tema. Noi non siamo nativi digitali. Molti di noi non hanno avuto la possibilità di nascere insieme con internet. Hanno appreso internet. Per molti di voi, e per molti di noi, scusatemi, la tastiera è la trasposizione oggi della macchina da scrivere di ieri. Ebbene, internet è molto di più. Però non siamo attrezzati, non siamo strutturalmente pronti a coglierne le positività, ma anche le grandi negatività, che purtroppo una mancata vigilanza della rete possono appunto scaricare sui nostri ragazzi. Ecco perché va ricostruito il rapporto forte con i soggetti del territorio che operano sul settore e ovviamente va richiamata la famiglia a quel ruolo educativo che la Costituzione le ha assegnato. Perché colleghi, altrimenti noi rischiamo di sottrarre da funzioni formative, educative primarie il soggetto fondamentale del processo educativo di un giovane, che è la famiglia. Noi possiamo essere vicini alla famiglia, dobbiamo essere vicini alla stessa, ma non possiamo sostituirci alla stessa, alla famiglia, che ha un valore fondamentale in questo processo. Io credo che voi abbiate aperto un vaso di Pandora e sarebbe bene che voi svolgeste un'azione anche di supporto per le varie strutture ministeriali. Mi riferisco al mio Dicastero, che ha un'apposita direzione generale che è per lo studente, a cui forse il messaggio conclusivo, qui mi appello alla Presidente, di questo convegno forse potrebbe essere portato, vero? Per fare in modo che ci siano momenti di amplificazione, che si sappia, che si dibatta, che si discuta,
e che si venga a conoscere che persone il sabato mattina si uniscono a Todi per affrontare un tema delicatissimo nella speranza di portare allo stesso qualche soluzione. Io vi ringrazio di tutto questo. Buongiorno. Grazie. La parola ora va al professor Marcello Rinaldi, che è dirigente dell'Istituto Ciuffelli Einaudi. È un istituto che festeggia quest'anno 150 anni di attività e che quindi si fregia del titolo di scuola di agricoltura più antica d'Italia. E nonostante questa età, dimostra però e si caratterizza per una innovazione molto spinta, sia nella didattica che anche dal punto di vista tecnologico. Prego. Troppo buone. Sì, abbiamo parecchi anni, quindi si vedono anche, no? Un plauso a Sonia in particolare, mi sembra, e a tutta l'organizzazione per l'iniziativa, perché come ha magistralmente sottolineato il direttore generale, ecco, coglie una delle criticità della contemporaneità, in particolare nella scuola e credo anche un po' in famiglia. Solo un saluto. Da parte mia, in aggiunta a quello detto, credo che queste robe, ragionare su queste robe sia particolarmente importante perché, come dire, siamo nella tenaglia di tre dimensioni di cui una è più pericolosa dell'altra. Parlo come esperienza, come genitore, poi come nonno, poi naturalmente come preside, eccetera. Una è la prima questione è quella dell'inconsapevolezza, cioè ormai i nativi digitali non sono più solo i bambini, perché penso già mia mamma che ha 86 anni comincia a leggere delle robe attraverso l'iPad, quindi ormai anche noi un po', anche se non siamo nativi, però insomma quasi ci avviciniamo, perché tutti noi abbiamo due o tre telefonini in tasca, eccetera. Per cui c'è una diffusività del fenomeno che non è più legata solo agli adolescenti. E l'altra è la questione che dicevo dell'inconsapevolezza, perché è uno strumento nuovo che da tutti viene utilizzato in maniera appunto diffusa e che molti non riescono a prevederne gli esiti. Vi potrei raccontare tante cose da questo punto di vista, perché vi assicuro che a scuola, non dico tutti i giorni, ma ogni 3, 4, 10 giorni c'è qualche fenomeno legato o al filmino messo in rete o al Facebook utilizzato in un certo modo o a messaggi o a prepotenze di ragazzi nei confronti di altri ragazzi, eccetera, eccetera. L'altra è il discorso anche della facilità dell'uso, no? Vi racconto solo questa roba qua. Il nipote mio, che adesso ha quasi 3 anni, il primo disegno che mi ha regalato, un po' emozionato in questo, c'era la dedica della maestra al nonno perché mi scarica i giochi sull'iPad, eccetera, eccetera. Ma quando me l'ha dato, c'era un abbozzo di mano da una parte, l'iPad e una parte l'abbozzo di mano. La cosa che mi ha voluto dire lui, dice: guarda, questo è il dito, nonno, è il dito che lui usa per giocare con l'iPad. Ecco, quindi per dire quanto è facile, no? Per questa facilità porta a un rischio, questo rischio di utilizzare male questi strumenti. Quindi ragionare tutti insieme, perché il problema non è solo della scuola, e giustamente la scuola molte volte viene caricata di responsabilità che sono ben al di là della sua mission, di quello che quindi l'educazione naturalmente dovrebbe prevedere anche l'educazione alla sensibilità, alla criticità di questi strumenti e alle potenzialità, perché oggi ormai nessuno può far a meno di lavorare con questi strumenti. Quindi non si tratta qui di fare una sorta di luddismo all'incontrario, insomma, no? Di tornare indietro, non è questo, però occorre avere questa mentalità critica e questa sensibilità. È una nuova arma che va
che va usata bene, un nuovo strumento che può essere usato nel bene e nel male come tutti gli strumenti dell'uomo. Tutto qui, buon lavoro e grazie di aver portato a Toti un'iniziativa del genere. Buon lavoro. Bene, quindi siamo pronti per iniziare i lavori, non prima di aver ringraziato una persona che è Flavia Marzano, che è qui, che è la nostra presidente, che è la presidente di WISER oltre che di Stati Generali dell'Innovazione. Flavia Marzano è una informatica, è docente alla Sapienza di Laboratorio di Tecnologie per l'Amministrazione Digitale ed è consulente per la PA e le imprese per l'innovazione e lo sviluppo della società dell'informazione e della comunicazione. Questa è solo una sintesi di quello che Flavia fa. Al di là di questo, dietro i titoli e le diverse cose che può vantare, c'è una persona eccezionale che è riuscita a mettere insieme una rete di donne abbastanza folta e quindi anche a fare delle cose, a farci fare giornate come queste, che sono per noi uno scambio di competenza e un modo per aprire e aprirci ai territori, ai diversi territori che ultimamente stiamo visitando un po' in tutta Italia. La parola a Flavia, grazie. Ecco, lo accendo. Io ringrazio prima di tutto Sonia, perché senza Sonia tutta questa cosa non si poteva fare, quindi glielo facciamo un applauso. Perché ci ha creduto, perché ha trovato il posto, perché ha trovato le persone, perché ha fatto tutto quello per cui oggi siamo qui, da trovare chi faceva quei manifesti, a chi inseriva, veramente tutto. Ed è così che funziona la nostra rete, per fortuna, quindi non è solo merito mio, come sempre nelle comunità non è mai merito di uno, è merito della comunità. E devo dire, è una mia teoria, può darsi che non sia giusta, però io credo che forse per questioni ancestrali di sopravvivenza, perché le donne ai tempi delle caverne dovevano sopravvivere tenendo fuori dalla caverna le fiere, badando ai quei 40-50 figli che facevano, e tenere il fuoco acceso, e lo potevano fare solo se lo facevano insieme. Perché mentre una allattava due figli, al massimo due alla volta se ne potevano allattare, gli altri quattro chi li badava? La sorella, l'amica, era una comunità, e secondo me è così che abbiamo imparato a essere, per questioni ancestrali, non per altro, forse non è nemmeno un grande merito, però questo sappiamo fare, questo credo che possa essere utile a tutta la società, il riuscire a fare rete, a fare squadra. Oggi poi, parliamo di WISER, velocemente, se riesco ad andare avanti, ma ce la farò, ecco. Giusto brevemente, tanto queste slide verranno pubblicate sul sito wister.it, quindi casomai chi volesse avere informazioni aggiuntive le potrà trovare. Comunque ha già detto Sonia chi sono, quindi vado velocemente.
Parlamento. Allora a quel punto non serviranno più le quote. Quando in Parlamento ci saranno solo uomini bravissimi a fare i deputati, quando nei CDA ci saranno soltanto uomini bravissimi a gestire un'azienda, quando sindaci, assessori, presidenti di regione, ditemi voi che cosa, ci saranno solo uomini capaci, a quel giorno io ve lo dico in pubblico davanti allo streaming, quindi potenzialmente davanti al mondo, quel giorno io sarò disposta a rinunciare alle quote, non un minuto prima. Tanto per darvi un altro dato, esiste, fatto dall'OCSE, un rapporto sul Global Gender Gap, quindi sul gap, sul divario che c'è nel mondo, nei vari paesi, tra donne e uomini. Voi sapete che in Europa sono 28 paesi, l'Italia è al 71esimo posto. 71esimo posto significa che dopo di noi ci sono praticamente solo i paesi arabi, che sapete che le donne non possono neanche guidare l'automobile nei paesi arabi, c'è veramente un gap che per fortuna quello almeno non ci abbiamo ancora, ma se continuiamo così dobbiamo prenderci sulle spalle questo problema, è un problema. 71esimo, allora sono andata a guardare chi sono i primi 10. I primi 10 sono i paesi scandinavi, come ci aspettavamo, peraltro, li conosciamo, l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca. Questi signori hanno le quote da 40 anni, che sono sì un peso, ripeto, per me è faticoso dire sono entrata in Parlamento, non ci sono entrata, ma insomma, eventualmente, solo ed esclusivamente perché sono una quota. Ok, non mi piace, però se questo serve, è una medicina, mettiamola così, è una medicina un po' amara, ma l'antibiotico fa un po' di danni, ma contemporaneamente uccide anche le cose che deve uccidere, quindi ci fa guarire. È un antibiotico, lo prendiamo finché serve, quando non servirà più ne faremo a meno. Nei paesi scandinavi non ne hanno più un grande bisogno. Quindi il merito ci sta bene, ci sta benissimo, proprio perché ci serve per riuscire a passare oltre. L'abbattimento del digital divide in generale, ma in particolare come Wister appunto ci occupiamo del digital divide. Digital divide a volte nel linguaggio giornalistico, nel linguaggio della politica viene inteso come banda larga. Verissimo, serve la connettività, serve internet, serve la rete, serve ovunque, in tutti i territori, in quelli montani, come nelle città. Corretto. Ma il digital divide, quindi la capacità, è stato già detto anche da qualche intervento prima, di utilizzare la rete, passa anche da un digital divide sociale, economico, culturale e, ahi noi, anche di genere. E questo è il motivo per cui come Wister operiamo. E poi l'idea di passare a un rinnovamento dello Stato, del Paese, attraverso l'open government. Poi di open government magari una volta parleremo in un altro learning meeting, perché no, ne abbiamo fatto uno al Senato specificamente sull'open government, alle senatrici. E se volete possiamo riorganizzare un altro sull'open government anche qua. Che cosa facciamo quindi? Lobby trasparente. Fare lobby è una brutta parola, in questo paese è sempre stata fatta male, è stata fatta in maniera con sotterfugi. Noi lo facciamo in maniera totalmente esplicita, trasparente, online. Che cosa facciamo? Andiamo a parlare con vediamo una normativa che secondo noi potrebbe essere migliorata e andiamo a parlare con i ministri, con i sottoministri, con i sottosegretari, con i dirigenti dei vari dipartimenti, dei vari dicasteri, per provare a spiegare perché. Proviamoci, e devo dire che spesso succede che funziona. Se ci rinunciamo a priori, quella legge è brutta, e io la lascio lì, brutta resta. Se ci si prova, e ci si riesce qualche volta ci siamo riusciti anche noi, vi faremo vedere, si può provare anche soltanto con un piccolo emendamento a far sì che da brutta diventi solo bruttina o comunque un po' meno peggio. Per esempio tra le cose fatte c'è proprio la prima, che è gli open data by default, i dati aperti. Adesso non scendiamo nel dettaglio, ma comunque le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare i loro dati in formato aperto. In formato aperto significa non soltanto che sia leggibile da un essere umano, ma anche da una macchina, proprio perché io possa fare del software che prende tutti i dati e li aggrega e mi dà delle informazioni in più. Mi dice sulla mobilità, sull'ambiente, non importa su quale tematica, ma su tutti i dati, tantissimi, che le pubbliche amministrazioni in Italia hanno l'obbligo, grazie anche al nostro lavoro, non solo, abbiamo fatto squadra con tante altre associazioni, ovviamente, tante altre anche imprese, però veramente abbiamo fatto un solco tra casa e il Ministero per poterli convincere. Quando li abbiamo convinti, hanno detto ok, ci sembra una buona idea. E adesso? Allora siamo tornati a casa e siamo andati dai nostri giuristi, perché ce ne abbiamo, una la conoscerete fra un po', che è Morena Aragone, che è qui, ma dopo la conoscerete.
E abbiamo detto ok, li abbiamo convinti, adesso diteci voi come impiantare normativamente, in quale normativa incastrare queste informazioni. Ci hanno lavorato, ci hanno dato quelle poche righe, poche, le abbiamo inserite nel codice dell'amministrazione digitale, le abbiamo dette a tutti i parlamentari, tutti, di qualunque colore fossero, con cui eravamo in contatto. Qualcuno di loro l'ha capito, ha proposto l'emendamento e l'emendamento è passato. Quindi questo è il nostro lavoro, non siamo sempre così fortunati, devo dire, qualche volta sì, qualche volta no, però abbiamo operato con l'Open Government Partnership, che è un'entità internazionale che vede anche l'Italia, in particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica, proprio sull'Open Government. Abbiamo fatto una carta d'intenti per l'innovazione. Questa l'abbiamo fatta in campagna elettorale scorsa, quindi a gennaio o febbraio dell'anno scorso, per chiedere a tutti i candidati che si candidassero alle regionali, perché ce n'erano alcune amministrative, o alle politiche, che condividessero con noi alcuni punti base, che dicessero ok, su questo siamo d'accordo con voi. Lo trovate a questo link, 11 punti, niente di clamoroso, semplicemente per dire se sarai eletto poi impegnati su queste cose. L'hanno firmato un centinaio di persone di tutti i colori, da veramente di tutto l'arco parlamentare e non, anche a livello regionale. Poi sono stati eletti alcuni di loro e quindi adesso tocca a noi tampinarli, perché l'hai detto, l'hai firmato e ora lo fai. Però questa è l'idea. E ho sottolineato in rosa l'undicesimo punto, perché l'undicesimo punto è quello per cui siamo qui di fatto, che è promuovere le politiche dell'innovazione sensibili alle differenze, a partire da quelle di genere, quindi differenze di tutti i tipi ovviamente, perché dal diverso si cresce. Lo diceva Darwin molto prima di noi, chi è che sopravvive in un ecosistema? Sopravvive chi si sa adattare al cambiamento. Adattare al cambiamento significa diversificarsi, no? Quindi se io mi guardo allo specchio tutti i giorni, sicuramente non litigo con nessuno perché sono d'accordo con me stessa, ma non imparo niente. Se mi confronto con qualcun altro che è un po' diverso da me politicamente, per storia, per cultura, però non importa, riesco sicuramente a imparare qualcosa, forse anche a insegnare. Quindi l'idea che della sensibilità alle differenze, riconoscere e integrare bisogni e l'approccio che sia inclusivo, possibilmente pluralista, sia nel settore delle imprese che delle IT che delle pubbliche amministrazioni. Questo è quello che vi dicevo prima, appunto, no? 71esimo posto nel Global Gender Gap. Questo ci deve far pensare un pochino. 71 veramente, se andate a guardare i 20 paesi prima di noi, vi preoccuperete tantissimo, credetemi, perché vedete paesi di cui abbiamo un'idea evidentemente sbagliata, che li consideriamo inferiori, passatemi la parola, a noi, ed evidentemente così tanto inferiori non sono, perché noi siamo dopo, o peggio, noi siamo dopo di loro. Ma i numeri, e questo è un altro messaggio che vorrei dare alla politica, i numeri sono i dati, gli indicatori. È una cosa che in questo paese purtroppo non è molto forte, non c'è il concetto della valutazione per indicatori, valutazione per risultati, quindi i numeri, gli indicatori non servono a niente. Questo numero doveva far salire, saltare sulla sedia tutto un governo quando sono usciti. C'è un altro numero recente che ho visto, Eurostat, che è l'Istat europea, insomma, ha detto che per finanziamenti alla cultura, ripeto, in Europa siamo 28 paesi, l'Italia è 28esima per finanziamenti alla cultura. La cultura è l'unica cosa, è l'unico nostro petrolio. Non abbiamo petrolio, non abbiamo miniere d'oro, abbiamo, basta che vi guardiate in giro qua dentro, abbiamo una miniera di cultura e noi non ci investiamo. C'è qualcosa che non abbiamo capito. Il problema, lasciatemi dire una battutaccia, che se invece arrivassimo quinti ai mondiali di calcio, si casca il governo. Forse chiediamoci perché, quindi i numeri li sappiamo leggere, perché quinti ci arriviamo. 71 no? Dobbiamo fare qualcosa, insomma, questo mi sembra evidente. E queste sono le women, le WISTER appunto, Women for Intelligent and Smart Territories. Anche questo nome è nato per caso, un po' perché io sono fanatica di acronimi, e questo, ognuno ha le sue manie. E avevo un gruppo di amiche con cui ci si scambiavano idee online, ma un gruppo, 10, 12. E me ne dimenticavo sempre una quando mandavo un'email, per cui ho detto vabbè, faccio una mailing list, cosa semplice, si fa in pochi click. Ho fatto una mailing list e adesso siamo più di 400. Non ne conosco neanche metà, ovviamente, perché un'amica ha chiamato un'amica, che ha chiamato un'amica, che ha chiamato un'altra amica. E poi abbiamo detto ok, siamo tante, oltre che lamentarci che non serve a moltissimo, proviamo anche a fare.
perché vanno bene i convegni, ma i convegni del fare, quindi del trasmettere conoscenza, del condividerla, sono cose che ci piacciono di più. Abbiamo cominciato con la Smart City Exhibition, che sapete si tiene a Bologna tutti gli anni in autunno, dove Smart City abbiamo detto, ok, Smart City ci sta bene, se Todi è smart, ma non lo è Perugia, non mi piace tantissimo, perché io magari pendolo da Perugia a Todi o viceversa, e allora perché questa differenza? Allora deve essere un territorio smart. E poi abbiamo detto, ok, ma un territorio può essere smart se non è inclusivo e se toglie dalla sua smartness, dalla sua intelligenza il 50% della sua popolazione? Evidentemente no. E quindi su questo stiamo lavorando. Quindi ci occupiamo di questo, promozione e diffusione delle tematiche di genere, quindi provare a farci capire. Eventi, appunto, dalla Smart City Exhibition 2012 alla 2013 successiva, siamo stati all'Internet Festival, all'Open Government Partnership Summit di Londra, all'ICT 2013, c'è un errore, di Vilnius. Facciamo anche monitoraggio, perché per fortuna ci sono anche buone pratiche che vale la pena di rilanciare, perché se qualcuno ha fatto qualcosa di buono, ma resta in un cassetto, a volte bisogna, no? C'è il sapere, saper fare e far sapere. Noi aiutiamo le amministrazioni che fanno qualcosa di buono anche a far sapere, quindi gli offriamo il nostro sito, le nostre pagine su Facebook, su Twitter, su tutti i social su cui siamo presenti, per diffonderla, perché se io vedo, io sono l'assessore di un comune, vedo che in un altro comune hanno fatto una buona pratica, che è riusabile, replicabile, almeno come modello, ben venga, si riusi e si riparte anziché da zero, da uno scalino un po' più in su. Quello che facciamo oggi, D2D li abbiamo chiamati, che è da donna a donna, learning meeting, quindi strumenti formativi in qualche modo, ma sono incontri perché poi ci piace anche lo scambio. Ne abbiamo fatti a Salerno, a Napoli, a Roma, Todi siamo qui, ne faremo a Milano, ne abbiamo previsti a Venezia, a Grosseto, aiutatemi, a Potenza, a Genova, a Pisa, lì. Cioè, ovunque ci dicano venite anche da noi, gli diciamo trovateci qualcuno come Sonia. Perché, oddio, come Sonia è difficile perché è davvero speciale, però qualcuno che ci trovi una sala, qualcuno che ci metta a disposizione un po' di logistica, qualcuno che magari, ci piace dire, no, una whistler al chilometro zero, perché sul territorio ci sono sicuramente delle donne brave che possono trasmettere, quindi anziché venire in 40 da mezza Italia, veniamo solo in 4 a supportarvi, ma le altre 36 ve le trovate voi perché ci sono, e le facciamo, quindi sul tema che... di cui abbiamo competenze, ma siamo 400 e devo dire da Belluno a Palermo con competenze che dalla pubblica amministrazione all'università, da imprenditrici a studentesse, c'è veramente di tutto. Ebook, ne abbiamo fatto per ora uno sui social media e non solo, che si trova sul nostro sito. Sono in fieri, in realtà due, perché c'è anche quello relativo alla giornata di oggi, lo trovate online anche quello. Ce n'è uno in preparazione proprio sul cyberbullismo, che quindi poi vorremmo ovviamente offrire alle scuole, ai genitori che ne vorranno leggerselo per capire qualcosa dei loro figli, e un altro sui risultati della Smart City Exhibition dell'anno scorso, ma quanti altri ne vorranno venire. Relativamente alle campagne, adesso va, no? È andata avanti troppo? Oh sì. Vabbè, questo è l'ebook, questo è il primo che vi dicevo. Siamo, ripeto, nella mia mania degli acronimi ne ho inventato un altro, che è il nome della collana, che è WOW, che è World of Whistler, quindi un mondo di Whistler. Vabbè, ognuno ha le proprie debolezze, abbiate pazienza. Queste invece sono le campagne che facciamo. Il primo è posto occupato, forse da laggiù non si vede, ma qui in prima fila c'è un posto occupato con quel volantino che vedete sulla destra. È un po' brutale come informazione, però crediamo che vada fatta. Nel senso che rappresenta il posto che avrebbe potuto e dovuto occupare una donna che non c'è più per femminicidio. Sicuramente è una cosa un po' dolorosa, però vorremmo che non ci si dimenticasse che il femminicidio può essere abbattuto solo ed esclusivamente col lavoro di tutti noi, tutti di tutti i generi. Non è solo un problema di donne o di uomini, è un problema di entrambi. Serve a far capire che non siamo cose, siamo persone, perché io posso decidere di buttare questo, al massimo si arrabbia Sonia perché è suo, ma è una cosa, non è così grave. Le persone hanno diritto a un rispetto. Se non sono più tua, non mi puoi ammazzare, perché sono mia, prima di tutto. E anche gli uomini hanno da capire, e lì
c'è una bellissima campagna che noi abbiamo appoggiato, si chiama Noi No, noino.org, fatta da soli uomini, in cui vi invito a firmarlo, voi uomini, in cui gli uomini dicono noi no, noi non vogliamo picchiare le nostre donne, noi non le ammazzeremo se un giorno mai ci lasceranno. Quella in mezzo è MOC, WOC e EO, che è un semaforo, come vedete. La prima significa Men Only Conference, quindi una conferenza di soli uomini. Rosso, non ci piace, quando tra i relatori ci sono solo uomini c'è qualcosa che non funziona. Anche quando ci sono solo donne c'è qualcosa che non funziona, ma infatti oggi non ci saranno solo donne. Quella in mezzo ci piace di più, già un po' meglio, giallo, che è Women Opportunity Conference, quindi una conferenza con qualche opportunità, da 10, 20, 30% di donne tra i relatori. L'ultima è quella che ci piace di più, Equal Opportunity Conference, quindi una conferenza di pari opportunità in cui tra i relatori c'è almeno il 40%, ci accontentiamo, non vogliamo essere il 52% come saremmo nella realtà, ci basta il 40%. Semplicemente per segnalarlo, e devo dire, io sono, ahimè, 14 anni, perché sono vecchia, che non vado più a una conferenza in cui tra i relatori non ci sia almeno una donna. E lo segnalo. Dico, io una. Tutti, rigorosamente tutti, quelli cui mando sta mail mi dicono, lei vuole essere invitata come relatrice. Dico, ma il mondo è pieno di donne brave. Chiamate chi volete voi. Mica a me dovete chiamare, chiamate le altre. Non, a me basta una. Scegliete voi chi, ma sicuramente ce n'è. Un convegno che mi ha lasciato senza parole era un premio, il premio e-government, così ve lo dico anche, a Rimini, fatto dalla Maggioli, un premio che hanno vinto tantissime amministrazioni e gruppi di lavoro gestiti da donne, la giuria era di soli uomini, l'inconvegno era fatto da soli uomini che premiavano donne. Dico, ma se le donne sono brave, mettetele anche di là, sono state brave, hanno vinto un premio, mettetele anche a premiarci qualche volta. A volte non ci si pensa, mi rendo ieri, l'altro ieri, ero con per lavoro con un gruppo di persone e un amico stava leggendo la sua posta elettronica e fa Flavia guarda un convegno solo uomini, ecco bravo, l'hai notato tu, questo mi serve, che almeno si noti, ci si comincia a pensare. La Thatcher, quanti anni sono che non è più quello, il ruolo che aveva negli Stati Uniti, in Inghilterra? Secoli, è venuta nel Parlamento Europeo, quindi immagino 20 anni fa, si è guardata in giro e certo la Thatcher non era una grande rivoluzionaria, né passionaria, tantomeno femminista, credo, si è guardata in giro e ha detto, ma le donne dove le avete messe? Perché nei paesi civili qualche donna per sbaglio gli capita? Per sbaglio, perché scelgono per merito, tornando a quel che dicevamo prima. Quindi un po' di battaglie, poi senza voler essere oltranziste, ma insomma, un po' di battaglie vanno fatte. Questo è il sito, wister.it, e vi invito quantomeno a seguirlo e a vedere di che cosa ci occupiamo. C'è anche un gruppo su Facebook che si chiama wister.sg, che sta per Stati Generali dell'Innovazione. E ovviamente il tempo, perché noi siamo qui perché ci siamo convinte che sia giusto farlo, è un problema di tempo. La settimana scorsa siamo state a Torino, poi siamo state precedentemente a Napoli, il giorno prima. È faticoso, ognuno di noi ha anche un lavoro, dovrebbe anche sopravvivere in qualche modo, quindi è sicuramente un impegno in termini di... però è un impegno che facciamo volentieri se poi i risultati sono questi, vedere che voi siete tanti, tante e tanti, vedere che riusciamo ad avere l'attenzione anche della politica, perché poi è dalla politica che passano le cose giuste, perché noi possiamo fare solo una cosa, alzare la palla, il politico la può schiacciare oppure no. Se la schiaccia, noi volentieri gliela rialzeremo. Qui l'ha schiacciata, quindi io ringrazio intanto sicuramente il sindaco per questa schiacciata, perché ci ha fatto il grande regalo di essere in un posto così bello e di metterci a disposizione tutte le infrastrutture che ci sono necessarie per fare queste cose. Abbiamo bisogno di voi, forse voi avete anche un pochino bisogno di noi, quindi proviamo a fare squadra e vedere se riusciamo ad andare avanti. Quindi io adesso smetto qui e passerei la parola a Cristina Terenzio e a Rosa Borgognoni, che sono altre due Wister ovviamente, che ci parlano appunto della rete delle Wister. Grazie. Ciao.
scusate, così andiamo. Allora, sono Maria Cristina Terenzio, grazie e buongiorno, buongiorno a tutti. Noi volevamo solo in qualche minuto parlare anche di quella che era stata la nostra esperienza ai learning meeting delle WISTER. Flavia Marzano vi ha illustrato cos'è la rete WISTER, che cosa fa. Però questi learning meeting sono importanti non solo per la comunità e per il territorio, ma secondo me anche per ognuno di noi. Posso dire per esempio di un'esperienza che c'è stata proprio adesso entrando. Ho conosciuto una persona, Anna Lacci, ci conoscevamo solo attraverso la rete, anche lei una WISTER, non ci eravamo incontrate prima, non abbiamo fatto in tempo a girare la sala, che ha detto: ah, ma sai, io vorrei organizzare, che ne dici, ci parliamo dopo all'ora di pranzo. Ecco, questi incontri, molto importanti, sono incontri che partono dal basso, sono richieste che nascono da ciascuna di noi, dal territorio, dalla nostra esperienza lavorativa. Ciascuna di noi ha la propria professione, io per esempio mi occupo di turismo e della meeting industry e ognuno di noi nella propria professione usa le nuove tecnologie, il digitale, si è venuto, come dire, le ha incontrate o ci si è scontrato e capiamo quanto sia importante far conoscere e portare questa conoscenza un pochino a tutti, ma soprattutto anche al mondo femminile, perché questo lascia le donne sempre un pochino indietro. Quindi sono incontri che partono dal basso. Su quali argomenti? Quelli che ognuno di noi, diciamo, tratta ogni giorno, per cui sono veramente qualcosa di spontaneo, su tutto il territorio nazionale, e stanno nascendo un po' come i funghi. Mi piacerebbe dire che i learning meeting sono qualcosa di virale, nel senso che ci si incontra e si trasmette questo desiderio di incontrarci di nuovo. Flavia vi ha parlato appunto del primo incontro, che è stato quello di Padula, ma io penso che i learning meeting la cosa migliore sia proprio andare a vedere quello che è la Storify, vale a dire la storia è un po' il racconto, il riassunto di questi meeting, quello che è stato scritto durante gli incontri. Queste diapositive, queste slide verranno poi messe in rete e potete andare a vedere i commenti di ciascuno, dove si dice appunto che ci sono donne dalle giovani ai 60 anni, chi partecipa e tutte le emozioni. Questo è l'ebook che vorremmo, il primo che vorremmo, come dire, continuare a promuovere, più tutti gli altri che ci sono. E per me l'incontro, i learning meeting delle WISTER hanno a che fare con quello che è un po' il mio motto nella rete, che è sharing is caring, cioè vale a dire condivisione della conoscenza e condivisione dei saperi. Passo adesso la parola a Rosa Borgognoni. Buongiorno, sono Rosa Borgognoni e lavoro in un ente locale, lavoro nel Comune di Roma. Dunque, vi volevo raccontare che cos'è un learning meeting, che cos'è stato per me questa esperienza, diciamo, a livello mio, personale, individuale. Partirò soltanto col dicendovi che inizialmente e in modo generico il learning meeting è un'esperienza di formazione che nasce dal basso, come appunto vi diceva anche la Cristina, e quindi da una comunità, quindi non nasce da un'istituzione, è una cosa, diciamo, che nasce da cittadini comuni. Nasce perché? Perché si è sentito, nasce parte da un bisogno che è presente o latente all'interno della società. Noi, come vi diceva Flavia, abbiamo rilevato che c'era una minore conoscenza da parte delle donne rispetto al digitale, rispetto alle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, e quindi, diciamo, stiamo puntando moltissimo sulla formazione rispetto a questo tema. Perché adesso, diciamo, ve lo dico in due secondi, perché le donne, come sappiamo, e nella nostra vita privata, nel mondo privato, nella nostra vita privata, ma anche lavorativa, sono, diciamo, cariche di incombenze da svolgere nella loro, diciamo, nella loro vita, che è fatta di 24 ore, quindi un po' si dorme, un po' si vive,
quindi dovremmo concentrare tutto, fare tutto in poco, in pochissimo tempo. Ecco, le nuove tecnologie della comunicazione, come sapete, consentono proprio questo, cioè di velocizzare la nostra attività, di fare quante più cose possibile nel minor tempo possibile. Ecco perché la rete Wister sta, diciamo, divulgando la conoscenza e una maggiore conoscenza di queste nuove tecnologie e soprattutto verso le donne che abbiamo notato spesso sono un po' emarginate rispetto a una formazione, sempre perché hanno, come dire, tantissime incombenze, tantissimi temi da portare avanti, quindi a volte sono anche loro che un po' si marginalizzano rispetto a una possibilità di carriera, di apprendimento. E quindi diciamo ci sono appunto quattro punti secondo me importanti che portiamo avanti. Innanzitutto che noi peschiamo, diciamo, le competenze all'interno di questa rete che si è formata in modo molto spontaneo attorno ad una proposta, ad una persona, ad un leader che, come avete visto qui, è la Flavia Marzano. L'elemento di genere, quindi promuoviamo una formazione più che altro per le donne, appunto l'abbiamo chiamata D2D, no? Da donne verso le donne, e perché secondo me dovrebbe essere il contrario, cioè le donne dovrebbero essere messe in condizioni di poter fare tutto quello che devono fare nel minor tempo possibile e meglio. E poi c'è l'elemento secondo me anche del dono, della gratuità. Insomma, non conosco moltissime situazioni in cui, diciamo, vengono messe a disposizione delle conoscenze donandole semplicemente senza chiedere nulla in cambio. E l'ultimo, quello che, diciamo, a me ha colpito molto di più, è il fatto che intorno ad un'idea, quando si lavora intorno ad un'idea, c'è come una sorta di aggregazione di competenze, ad uno scambio di competenze che spesso va al di là, cioè travalica il tema che si tratta e rimane a disposizione dell'individuo, e la rete di competenze, la rete di persone in carne e ossa che, diciamo, rimane a disposizione dell'individuo. Ecco, questa per me probabilmente è stata l'aspetto più forte, quindi non soltanto quello che ho imparato e che continuo a imparare, ma la rete di persone che ho conosciuto e che rimangono come capitale a disposizione delle persone. Quindi una grande possibilità di formazione e anche una grande esperienza umana è stata per me e continua ad esserlo. Grazie. A questo punto avrebbe dovuto esserci la Tiziana Medici, purtroppo non è con noi perché in questo momento sta facendo una esercitazione antitellurica nella sua terra d'origine, che è Padula. E dato che proprio da Padula, appunto, sono partiti i nostri learning meeting, come dicevano prima le mie Wister Sister, mandiamo un contributo che ci ha fatto avere Tiziana proprio sul nostro primo learning meeting di Padula. Grazie. Mi chiamo Alessandra Donnini, sono imprenditrice dell'ICT. Ciao, sono Maria Chiara, lavoro a Milano, da qualche mese ho iniziato a occuparmi anche di comunicazione web. Per me è una cosa nuova, sinceramente. Sono Fabiola De Toffoli e vengo da Perugia. Sono Francesca Caggiano e sono Cristina Bertoli, sono nella vita lavorativa, mi occupo di sistemi informativi. Ciao, mi chiamo Nadia Graffi, vengo da Reggio Emilia. Mi chiamo Rosa Barbato, abito a Casalbuono e ho un'azienda agricola, Luna Calante. Sono lo Sveglio Aragone, sono venuta a questo incontro di CD Wister perché, insomma, interessata, visto l'uso che comunque faccio, non assiduo ma minimo, dei social network. Anche Emma è un'altra delle super Wister che conoscerete oggi. Ed è proprio da lei che è nata l'idea di fare qualcosa sul cyberbullismo, perché di fatto se ne stava già in qualche modo occupando, e quindi ci racconterà non solo che cosa stiamo facendo, ma anche appunto che cosa si può fare, come si può... Non ci sono le soluzioni per tutti i mali, però sicuramente ci si può cominciare a lavorare. Quindi ci parla di cyberbullismo. Ah no, ce l'abbiamo fatta? Sentite? Ciao, sono Maria Chiara, lavoro a Milano, da qualche
sono Fabiola De Toffoli e vengo da Perugia. Sono Francesca Caggiano e... Sono Cristina Bertoli, sono nella vita lavorativa, mi occupo di sistemi informativi. Ciao, mi chiamo Nadia Caraffi, vengo da Reggio Emilia. Mi chiamo Rosa Barbato, abito a Casalbuono e ho un'azienda agricola, Luna Calante. Lo Sveglio Aragone, sono venuta a questo incontro di CD Wister perché insomma interessata, visto l'uso che comunque faccio, non assiduo ma minimo, dei social network. Pensavo fosse il momento, l'occasione ideale per prendere tanti spunti e incontrare tante persone. Sono venuta qui a questo convegno perché mi occupo di comunicazione, applico la comunicazione alla mia azienda per farla conoscere, per far conoscere il territorio, per veicolare i prodotti che ho. Sono venuta qui per assistere al corso perché mi interessa questa nuova comunicazione che si è sviluppata sui social network. Sono qui soprattutto per confrontarmi con le altre donne sul tema del divario digitale di genere. E sono qui perché sono coinvolta dalle Wisterine, partecipo a volte alle loro chiacchiere attraverso Google, quindi stiamo anche organizzando delle cose assieme. Ero molto curiosa di conoscerle di persone. In questa giornata ho seguito con interesse diversi interventi che hanno cercato in qualche modo di mettere in evidenza quali sono le potenzialità delle donne utilizzando anche nuovi mezzi di comunicazione e di informazione. Penso che ho trovato tante risposte, tanti dubbi che comunque ho maturato in questi primi mesi di esperienza, ma ulteriori cose da scoprire. È sicuramente stato interessante, è stato molto interessante perché le esperienze che ci sono state comunicate andavano proprio in questa direzione, ho capito tante cose, ho capito come usare Twitter di cui ho l'account ma che non usavo per totale ignoranza del mezzo, ora so come fare e cercherò di raddrizzare il tiro, nel senso che utilizzo i social network, utilizzo i blog, utilizzo il mio sito, però ho capito che bisogna modificare alcune cose. Allora appunto mi occupo di informatica e ritengo che sia fondamentale che tutti, le donne comprese, migliorino il proprio rapporto con il digitale, perché sarà tutto fatto tramite il digitale. E operare un cambiamento culturale è una cosa molto importante. Ci rendiamo conto che insomma è un cammino lungo, noi però vorremmo con la nostra attività forse accendere qualche lampadino, semplicemente fare il primo passo. Peraltro ringrazio tutti per la deliziosa ospitalità, è stato un evento importantissimo per me dal punto di vista umano e anche delle conoscenze, perché ho imparato tantissime cose. Quindi ringrazio di vista chi l'ha organizzato, perché è un'atmosfera veramente importante, insomma, un'atmosfera che non si dimenticherà, ecco, che sicuramente lascerà un bel ricordo. La location è meravigliosa, l'accoglienza è meravigliosa, quindi non posso che ringraziare. Se non ci siete mai stati dovete visitare, perché è veramente fantastico. Questa è un'altra bella faccia della medaglia del nostro volontariato, che è sicuramente un po' faticoso perché si va in giro, come dicevo, però si vedono posti come questo, come Padula, si conoscono persone nuove, ci si confronta, quindi bello, ne vale la pena. Emma Pietrafesa, giusto? Sei pronta? Ci parla di appunto cybermolestie, cyberbullismo, cyberstalking. Emma è ricercatrice INAIL, è cultrice della materia all'Università LUMSA, si occupa di comunicazione e tante tante altre cose, ed è una super whistler denominata Furio, decidete voi perché. Vai. Allora, buongiorno a tutti. Intanto io non mi esimio dal fare ringraziamenti a voi, perché il motivo per cui siamo qui è perché ci siete voi e perché siete voi che date valore a questa giornata.
Poi vabbè, sono un po' emozionata perché ogni volta è sempre comunque una cosa bella riuscirsi a vedere di incontrarsi, e io devo ringraziare tutte le Wister, anche quelle che ci seguono da casa, quelle che non sono potute venire perché siamo in streaming, e le saluto, non solo le Wister ma tutte le persone appunto che ci seguono, e Sonia Montegiove e Gilberto Santucci intanto per l'organizzazione, per la disponibilità, l'accoglienza e l'amicizia che è nata in rete e che invece poi diciamo è stata confermata, come ha detto Flavia in qualche intervento fa. E ringrazio Flavia perché se non ci fosse Flavia non ci sarebbe tutto questo, perché è lei comunque il collante di questa rete. E oltre alle altre presenti ringrazio Morena Aragone, perché è grazie a Morena io ho conosciuto le Wister a Forum PA dell'anno scorso ed ero al tavolo di lavoro con Morena. Ed è lei, diciamo, che mi ha affascinato e mi ha fatto entrare in questa rete, e poi da lì è partito tutto. Quindi, diciamo, la colpevole di questa situazione è in ordine Morena, poi Flavia e così via. Allora, bando alle ciance e parliamo, diciamo... Ah, ovviamente, vabbè, avete già fatto i ringraziamenti al sindaco, insomma, perché è una sala meravigliosa. Parliamo, insomma, di quello per cui siamo qui oggi. Allora, intanto... Spesso si dice che c'è, diciamo, una sperequazione tra quello che è il mondo reale e il mondo virtuale. In realtà internet non esiste. Esiste la community, come diceva anche Flavia prima, cioè esiste il raggrupparsi, e le tecnologie che noi abbiamo oggi servono appunto per questo. Cerchiamo di capire un po' cosa sono i social media, magari forse molti di voi lo sanno, altri ancora no. In realtà con il termine social media si intendono quelle che sono proprio le nostre pratiche e tecnologie che utilizziamo per essere un po' più sociali, perché comunque la persona è diciamo un'entità sociale, e quindi tutti quei media che riusciamo praticamente a piegare in relazione a quelle che sono le nostre esigenze sicuramente rientrano nella fattispecie dei social media. Esistono diverse categorie di social media che sono molto diversificate fra loro, le prime sono partite praticamente con le forme del blog, ma tutte hanno più o meno le stesse caratteristiche, ossia favoriscono i legami fra gli utenti, appunto perché determinano quella che è una community, sono molto decentralizzate. Flavia vi spiegava che la rete Wister è composta da 400 donne e passa, sparse diciamo in ordine vario, in varie città, da Canicattì diciamo alla, non so, ad Aosta, e ci sentiamo e comunque lavoriamo e collaboriamo insieme proprio grazie a queste tecnologie. Il funzionamento dei social media, diciamo, si basa sulle norme sociali emergenti, vengono definite emergenti perché in realtà è la community che ne fa parte che in qualche modo comunque le determina e le fa nascere, e sono estremamente flessibili. I social network invece, diciamo, sono una fattispecie, più che altro sono delle reti chiuse, cioè sono delle piattaforme tecnicamente software di proprietà, tant'è vero che noi per accedere a queste piattaforme solitamente facciamo delle registrazioni, creiamo dei nostri profili fornendo quelle che sono le nostre informazioni personali, tant'è vero che poi appunto firmiamo una liberatoria per l'utilizzo di queste informazioni. Il funzionamento e le regole sono dettate ovviamente dalla proprietà, dal proprietario appunto della piattaforma. Allora, perché diciamo questa contestualizzazione? Perché in realtà attualmente i cosiddetti nativi digitali, che poi tanto digitali non sono, forse a volte anche diciamo il termine nativi andrebbe un attimino ripensato, sono praticamente online gran parte del loro tempo. In particolare in Italia il 60% dei ragazzi usa internet tutti i giorni o quasi. Io faccio solo una precisazione sui dati, nel senso che i dati che io sto presentando relativi praticamente all'Italia sono in relazione ad una ricerca che ha fatto il consorzio You Kids Online. Specifico questa cosa perché purtroppo intanto va definito il fatto che i dati fotografano quella che è una situazione comunque non attuale, ma fanno comunque riferimento a una data di rilevazione in un certo periodo, quindi prendiamoli insomma per capire quello che è il trend del fenomeno. E soprattutto perché in realtà nel nostro paese al momento non ci sono grosse rilevazioni e studi sull'argomento messi a sistema, e questo è quello più accreditato poiché appunto il consorzio è formato da 33 paesi membri e le rilevazioni che sono state fatte su 25 paesi.
nell'estate del 2010, quindi considerate anche che siamo appunto nel 2014, però ripeto, per capire il trend è importante. Allora, intanto, su come potete vedere, c'è praticamente la modalità con cui i ragazzi europei accedono praticamente ad internet, e avete visto che c'è comunque uno spostamento evidente per quanto riguarda sui dispositivi mobili, appunto gli smartphone e i tablet. Ecco, in Italia abbiamo detto appunto che il 60% dei nostri ragazzi lo usa tutti i giorni o quasi. Questi sono dati praticamente ripresi dall'Istat del 2011 e 2012, che fanno riferimento al computer e di internet. Vedete per esempio che l'utilizzo del PC aumenta al crescere dell'età, tant'è vero che per i bambini da 3 a 5 anni c'è un utilizzo che va intorno al 17%, fino ad arrivare al 38% tra i ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Nel 2011 l'Istat ha inserito anche, diciamo, il dispositivo del tablet nelle rilevazioni, e quindi questo fa capire anche, ripeto, l'utilizzo appunto che viene fatto in maniera mobile. E poi c'è ovviamente il cellulare, in realtà, che dovrebbe essere identificato come lo smartphone, perché qui avete, diciamo, tutte le applicazioni che possono essere utilizzate appunto dai nostri ragazzi. Allora, quanti di questi ragazzi sono sui social network? Perché va bene, utilizzano, diciamo, i computer per fare cosa? Per fare tante cose. Abbiamo detto che sono comunque un'opportunità, quindi sicuramente sono utili per quanto riguarda lavori scolastici, insomma tesine, tenersi in contatto con il mondo. Ma quanti effettivamente di questi utilizzano i social network? Ebbene, queste sono praticamente le rilevazioni fatte in questi paesi dallo studio di cui vi citavo prima. E per l'Italia il 57% dei ragazzi che hanno un'età compresa, perché il target diciamo, della rilevazione era proprio tra i 9 e i 16 anni, ha un profilo sui social network. Di questo 57%, il 35% ha un profilo pubblico, ovvero visibile a chiunque, in cui appunto non sono state, diciamo, impostate le opzioni praticamente di privacy. Inoltre, oltre a essere visibile a chiunque, nella maggior parte dei casi i contatti sono superiori alle 100 persone, 100 contatti. Ci sono poi alcuni studi, diciamo, sull'argomento, che sostengono che riuscire ad avere 100 contatti su un profilo Facebook ovviamente indica che quei 100 contatti difficilmente a questa età possono essere tutte persone conosciute, perché insomma si immagina che in questa fascia d'età, per quanto la socializzazione sia comunque molto avanzata, insomma 100 contatti sono abbastanza importanti. Questo ci fa capire in che modo vengono utilizzati i social diciamo, network, e quali sono quelli che utilizzano maggiormente. Intanto c'è, diciamo, una rilevazione che è stata fatta anche in ottica di genere, e questo è interessante, lo vedremo dopo quando parleremo, diciamo, del cyberstalking. Ovviamente in base all'età corrisponde anche una tipologia diversa di social network. Nel caso specifico Facebook, diciamo, è il social network più utilizzato, soprattutto per i più giovani. Quando si comincia, diciamo, a salire con l'età intorno ai 13-14 anni, c'è qualcuno che inizia praticamente anche ad approcciarsi a Twitter, che sappiamo invece che è un social network nato con altre finalità rispetto a Facebook. In ogni caso, potete vedere che in realtà diciamo, i dati relativi comunque ai ragazzi e alle ragazze in questo sono abbastanza simili sull'utilizzo appunto di questi due social, e i maggiori appunto sono Facebook e Twitter. Quali sono invece le altre piattaforme che utilizzano per condividere contenuti di tipo per esempio testuali, audio o immagini? Ecco, in questo caso la differenza di genere è più evidente, cioè solitamente i ragazzi utilizzano più YouTube, che è un tipo di piattaforma, ovvero social media finalizzato praticamente all'utilizzo del media, e quindi praticamente alla condivisione dei video, e Instagram, che invece è una piattaforma che permette la condivisione di foto. In questo caso i maschietti utilizzano più YouTube e le donne invece utilizzano più Instagram. Questa rilevazione, tra parentesi, è interessante perché all'aumentare dell'età anche le rilevazioni fatte praticamente per gli adulti sostengono la stessa cosa, cioè che il social network Instagram è infatti nell'80% dei casi un social network, tra virgolette, targato femminile. L'altra cosa interessante, oltre al fatto appunto che le differenze di età e di genere sono significative, perché nelle rilevazioni che sono state fatte, in realtà, laddove non ci sono forti competenze di base, e ovviamente parliamo appunto dei soggetti che hanno un'età minore, hanno, diciamo, maggiori rischi relativi appunto alle opzioni della privacy. E questo perché? Perché in realtà le diverse competenze sono correlate, ossia
maggiori conoscenze appunto di sicurezza migliorano anche quelle che vengono oggi definite come le information skills e viceversa. Perché capire come scusi? Ah, ovviamente sì, se avete domande fermatemi assolutamente. Non ho capito. Sono praticamente le competenze di base sull'informazione praticamente che loro, diciamo, su cui facciamo riferimento prima, su loro che li utilizzano. Ora mi sposto un attimo perché in realtà infatti se vedete queste qui sono state messe come le informazioni diciamo di sicurezza strumentale, in questo caso loro parlano per esempio della possibilità di bloccare messaggi da qualcuno che non conoscono e qui vi dicono praticamente che i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni praticamente il 51% dei ragazzi riesce a farlo, mentre il 53% delle ragazze riesce a farlo, il restante invece ha più difficoltà. Con l'aumentare dell'età invece, vedete, aumenta la consapevolezza perché aumentano ovviamente le competenze di base nell'utilizzo dello strumento, quindi in realtà la parola d'ordine è consapevolezza e conoscenza, perché maggiore conoscenza porta a maggiore consapevolezza. Non so se ho risposto, diciamo, alla domanda. Perché, tra virgolette, più che preoccuparsi, dare evidenza a questo discorso? Perché in realtà il web è qualcosa di sociale, cioè amplifica quelle che sono le dinamiche psicologiche e sociali, e dopo avremo degli interventi che vi faranno capire anche come, perché riassume a livello digitale quelle che sono le nostre strutture sociali, che sono strutture spontanee perché appunto l'essere umano è un essere sociale, e il web replica però quelle che sono le dinamiche, le regole e soprattutto anche le distorsioni, tant'è vero che il 40% delle molestie attualmente avvengono appunto con strumenti ICT, Information Communication Technologies, o per meglio dire le tecnologie praticamente di informazione e comunicazione. Io mi scuso se ci sono molte slide in lingua inglese, questo però fa riferimento a quello che dicevo prima, che purtroppo la maggioranza degli studi sono praticamente stati fatti a livello internazionale, quindi poi è difficile trovare i dati italiani. In realtà il cyberbullismo rientra nella categoria generale delle cybermolestie e vi è praticamente una distinzione che fanno i giuristi anglofoni che riguarda il cyberbullismo, che in realtà è il fenomeno che avviene tra i minorenni, e le cyberharassment, o meglio le cybermolestie, che sono quelle che avvengono tra adulto e minore, oppure tra adulti. Ovviamente, quando appunto abbiamo detto che il web distorce quelli che sono gli utilizzi praticamente degli strumenti, determina il fenomeno delle cybermolestie, che ricomprende da un lato il cyberbullismo e dall'altro praticamente cyberstalking. In termini diciamo molto semplici, le cybermolestie ricomprendono tutto ciò che viene fatto attraverso appunto gli strumenti tecnologici o informatici per perseguire individui o gruppi di individui e creare praticamente queste situazioni che poi vedremo più in seguito. Sempre nella rilevazione praticamente dello studio di cui vi parlavo prima, in effetti questi qui sono i maggiori rischi che sono stati presi in considerazione in relazione all'utilizzo che i ragazzi fanno, o meglio, ai rischi che incontrano quando si trovano praticamente a navigare. E come potete vedere, praticamente al primo posto rientra il bullismo e il cyberbullismo, perché in realtà la rilevazione parla di un 27% praticamente di fenomeni di bullismo, quindi il fenomeno appunto che avviene nella vita reale. Di questo 27% però il 14% sono molestie che vengono poi perpetuate attraverso tutti gli strumenti ICT e quindi rientrano praticamente nella categoria del cyberbullismo. In questo caso è sempre interessante capire anche la rilevazione di genere, perché in relazione per esempio alle molestie online ad esempio e nei contatti online, nel totale generale sono maggiormente le ragazze che sono quelle a essere più esposte purtroppo verso questo fenomeno e sono anche quelle che ne hanno poi i danni maggiori. Infatti uno studio americano del 2012 ha rilevato come al crescere dell'età anagrafica aumenta la percezione del fenomeno soprattutto fra le giovani ragazze relative praticamente ai tipi di molestie che avvengono tramite gli strumenti informatici e che sono ovviamente legate al sesso o comunque relative praticamente a molestie di tipo sessuale.
tant'è vero che qui potete vedere che la percentuale sale, e anche in questo caso vedete che l'utilizzo dei social network è abbastanza rilevante, perché tra chi non usa i social network e chi li usa c'è, diciamo, ovviamente una maggioranza di persone soggette a questi tipi, diciamo, di fenomeni quando utilizzano i social network. Il cyberbullismo invece abbiamo detto che è appunto quello che avviene tra i ragazzi, ed ha varie tipologie, ovvero ha varie caratteristiche, può essere infatti ricondotto a varie tipologie, ovvero messaggi per esempio online violenti, il cosiddetto flaming, la denigrazione, cioè sparlare di qualcuno per danneggiarne la reputazione, la sostituzione di persona, avviene purtroppo anche questo, le rivelazioni, ossia pubblicare quelle che sono informazioni private o sensibili a danno di un'altra persona, l'inganno, ossia cercare di ottenere quella che è la fiducia della persona per poi ovviamente utilizzare quelle informazioni che si sono ricevute per poter danneggiare praticamente la persona. Le cosiddette molestie, che rientrano in realtà proprio nella spedizione ripetuta di messaggi insulti che mirano appunto a ferire qualcuno, l'esclusione, ossia cercare di escludere deliberatamente questa persona praticamente dal contesto, e la cyber persecuzione o cyber stalking, ovviamente quando vengono poi mirate per incutere paura. Un po' di dati, perché partiamo dal Canada? Intanto perché le rilevazioni negli altri paesi sono cominciate molto tempo prima, tant'è vero che proprio il termine cyberbullying è stato dato da un docente canadese che ha cominciato a fare le prime rilevazioni intorno ai primi anni del 2000, 2001-2002 se non sbaglio, sì, perché li comprendeva praticamente all'interno delle proprie classi, era appunto, è un docente perché insomma continua a lavorare, e aveva notato che c'era un collegamento fra il bullismo appunto della vita reale e quello che veniva utilizzato attraverso gli strumenti informatici. Oggi, e questa praticamente è una rilevazione insomma dell'anno scorso, un ragazzo su tre ha avuto esperienze, diciamo, di cybermolestia online, uno su quattro è stato praticamente in qualche modo vittima di esperienze attraverso i device mobili, cioè gli smartphone. Di questo uno su cinque praticamente ha avuto contatti con persone che hanno inviato praticamente messaggi con degli espliciti richiami sessuali o con il praticamente invio di immagini proprio relative appunto a pedopornografia e quant'altro. E la cosa che a me, diciamo, ha un po' mi è un po' balzata agli occhi è che in realtà però solamente diciamo la metà praticamente di coloro i quali erano stati vittime di cyberbullismo avevano praticamente avvertito i genitori, un adulto o comunque qualcuno che potesse aiutarli. E l'altra cosa è che meno dell'uno su cinque di questi fenomeni sono stati effettivamente denunciati, perché poi ovviamente, essendo andati avanti, la legislazione in questi paesi è abbastanza avanzata, perché in alcuni casi, in particolare per esempio sullo cyberstalking, c'è proprio richiesto, praticamente è un illecito, quindi si può fare la denuncia ed è perseguibile insomma per legge. Poi Morena, insomma, non so se magari affronterà anche questa cosa. Ecco, qui ritorna anche il tema dei social network, perché questo sono una comparazione fra i due studi canadesi, una fatta nel 2007 e una nel 2011, e vedete come nel 2007 in realtà le molestie avvenivano tramite MSN oppure instant messaging, cioè fondamentalmente, diciamo, i messaggini e quant'altro, e solo un 31% dei social network. Nel 2011 invece vedete che praticamente la piramide si è capovolta, cioè arriviamo praticamente a una maggioranza di molestie che avvengono attraverso i social network. Negli Stati Uniti, ovviamente anche negli Stati Uniti sono cominciate varie rilevazioni e questo soprattutto perché, ripeto, hanno collegato praticamente il fenomeno appunto del bullismo nelle scuole al fenomeno del cyberbullismo. E intanto questi sono, diciamo, un po' di dati, poi io li ho messi così in modo che avete modo, insomma, con calma di guardarveli. La cosa che mi ha sempre colpito è che anche in questo caso solo uno su dieci chiede aiuto, il restante praticamente cerca di risolvere la situazione da solo. E l'altra cosa che mi ha colpito è che in questa rilevazione praticamente del 2011, fatta appunto su studenti tra 12 e 18 anni, le tipologie di strumenti che venivano utilizzati, come potete vedere, erano, diciamo, appunto quelle degli strumenti informatici, e soprattutto anche qui ritrovate una componente comunque di genere. Allora, intanto nel 2012 ci dicono che
A livello di social network, Facebook ovviamente è il maggiore social network in cui avvengono questi tipi di fenomeni, seguito appunto da Twitter, c'è poi praticamente MySpace e i restanti. L'altra cosa che mi ha colpito e il dato per cui vi ho voluto citare è questa, in realtà quali sono le conseguenze? Ora, io non sono un tipo molto allarmista, però ripeto, i dati secondo me sono interessanti e sono importanti per capire qual è il fenomeno. Queste sono alcune delle conseguenze che vengono direttamente collegate da vari studi americani, medici, in relazione praticamente ai fenomeni di cyberbullismo e a quello che accade poi ai ragazzi, quindi depressione, ansietà, abbassamento dell'autostima, mal di testa, pensieri diciamo verso il suicidio. E la cosa che a me infatti ha colpito è questo, che in uno studio praticamente che è stato fatto di rilevazione, in realtà, ora non so se vedete bene i dati, il 41%, una piccolissima parte diciamo di ragazzi che poi hanno tentato il suicidio è perché in realtà erano stati vittime di violenze solo online, quindi non solo dal vivo ma online, e questa praticamente è la percentuale. Qual è la situazione in Italia? Non sto a ripetere il problema comunque dei dati, la ricerca però è molto interessante perché in realtà è vero che i dati diciamo fondamentali sono molto più bassi rispetto a quelli europei. Andiamo però a capire per quale motivo. Intanto il 18% dei nostri ragazzi è esposto praticamente a quelli che sono contenuti offensivi e potenzialmente pericolosi. In questo caso sono state fatte delle rilevazioni linguistiche riguardo per esempio all'incitazione all'odio, all'anoressia, alle forme di autolesionismo, e credo che poi ci sarà anche la psicologa che ne parlerà appunto di queste problematiche. Il 6% invece è stato esposto a uso improprio dei dati personali, quindi in realtà queste sono tutte le specifiche di quelle caratteristiche di cui vi parlavo prima del cyberbullismo. Il 7% purtroppo è stato esposto a immagini sessuali, e questi sono invece i dati relativi proprio al cosiddetto cyberbullismo, ovvero il 4%, il sexting, che è il fenomeno praticamente dell'inviare messaggi sessualmente espliciti o tramite telefono cellulare o comunque con altri mezzi informatici. Il 4% ha fatto praticamente degli incontri dal vivo con persone che aveva conosciuto online, e il 2% in realtà si è dichiarato praticamente vittima di cyberbullismo. Ora, i dati rispetto alla media europea, che sono il 6%, sono bassi, qualcuno potrebbe dire, per l'Italia. Considerate però che noi in realtà abbiamo un forte ritardo di uso delle tecnologie informatiche e di competenze proprio digitali da parte dei bambini italiani. Quindi in realtà il dato andrebbe analizzato diciamo al meglio. Tant'è vero che quando poi si vanno a vedere le risposte che i ragazzi hanno dato, è proprio il fenomeno del cyberbullismo e la ricezione di questi messaggi sgradevoli e offensivi che ha turbato maggiormente i nostri ragazzi, perché non avevano praticamente la consapevolezza e la capacità di poter rispondere. Qual è la percezione dei genitori? Allora, il 29% dei genitori dei bambini che hanno subito questi atti ne è consapevole, mentre il 15% dichiara di non essere informato e il 56% esclude che questo sia mai accaduto. L'Italia è qui. La consapevolezza aumenta nei genitori che hanno adolescenti e in particolare nei genitori che hanno figlie femmine, appunto a livello diciamo di età relativa agli 11-14 anni. I genitori più informati sono in Finlandia, Olanda e Austria, perché ovviamente anche l'utilizzo delle nuove tecnologie è più avanzato. Purtroppo noi come paese registriamo il discorso appunto della poca consapevolezza e poco utilizzo di queste nuove tecnologie anche da parte dei genitori, il che vuol dire che questo diciamo non è per denigrare i compiti, non è che i genitori possono fare tutto e possono stare dietro a tutto, però diciamo che sicuramente il fatto di avere comunque tanti italiani che ancora hanno difficoltà con le nuove tecnologie determina poi questi diciamo livelli di inconsapevolezza. Alcune riflessioni molto brevi. Intanto il bullismo tradizionale e il cyberbullismo sono strettamente correlati, vi ho detto quelle che sono praticamente le incidenze dei fenomeni, e questo è un altro dato che io ho trovato molto interessante, sempre in relazione per esempio al discorso di quelle che sono le conseguenze. In realtà qui a sinistra vedete praticamente le vittime di bullismo dal vivo e qui a destra quelle di cyberbullismo. Come potete vedere, quelle praticamente di bullismo online hanno 3 volte di più
possibilità, vogliamo dire, insomma, o comunque la problematica per cui hanno difficoltà a raffrontare questa situazione e pensano e sono praticamente più vicini ai pensieri praticamente di suicidio e quant'altro. L'altro discorso è che le ragazze adolescenti hanno una maggiore probabilità rispetto ai ragazzi di sperimentare questo fenomeno, sia come vittime che come autrici del reato. E infatti in una rilevazione praticamente di studi americani si è dimostrato che la percentuale con cui le ragazze vengono praticamente vessate è 2 volte superiore a quella dei ragazzi. Ora, perché parliamo praticamente di cybermalessia e cyberstalking? Intanto perché si è dimostrato che un giovane che ha subito comunque, è stato vittima di bullismo o di cyberbullismo, è anche un adulto che sarà vittima di molestia in qualche modo. Infatti non è una cosa solo per bambini. Sempre da alcuni studi americani, il 39% della popolazione è attualmente vittima di cybermolestie, cioè molestie appunto perpetuate con gli strumenti informatici, e di questo il 60% sono, diciamo, rivolte appunto a giovani e giovani donne perché riguardano appunto le molestie sessuali. E questa è l'altra grande categoria di cui vorrei parlarvi oggi, cioè per cybermolestie appunto abbiamo da una parte il cyberbullismo ma anche cyberstalking, che è correlato perché abbiamo detto che c'è una maggiore sensibilità, soprattutto diciamo delle ragazze, purtroppo verso questo fenomeno. In realtà, diciamo, queste sono alcune tipologie comuni di cyberstalker, ossessivo, delirante, vendicativo e troll. La cosa che a me ha colpito è che ovviamente nella maggior parte dei casi non sono estranei, ma sono persone comunque conosciute dalle vittime. In questo caso addirittura il 39% partner o ex, 36% persone che fanno parte della cerchia, diciamo, conosciuta, e solamente un 33% estranei. Ovviamente questo ancora una volta perché ciò che avviene in rete in realtà è lo specchio di quello che avviene nel mondo reale, quindi in realtà se si parla appunto di insomma, femminicidio e violenza sulle donne è evidente che poi anche nella rete purtroppo si rispecchiano questi dati. Queste invece sono praticamente le maggiori cause di cybermolestie, questa è una rilevazione che è stata fatta da uno studio europeo interessante su vari paesi europei, perché in realtà le cybermolestie vengono indagate anche nei luoghi di lavoro. Ed infatti ci sono alcuni settori proprio a rischio che sono appunto il settore scolastico, il settore delle persone che si occupano poi di ICT, e per settore scolastico si intende non solo gli studenti ma anche il personale, quindi i professori, il personale appunto che lavora nella scuola. Questi sono gli strumenti praticamente utilizzati appunto per perpetuare le cybermolestie. Qui ho fatto un confronto tra quelli che sono gli strumenti utilizzati praticamente in Canada e l'Europa, però come potete vedere, bene o male, le percentuali differiscono leggermente, ma a livello praticamente di strumenti utilizzati sono più o meno gli stessi, quindi email, chat, room, gruppi di discussione, siti web, social networking, che ritorna sempre, telefoni cellulari, blog e altro. Questo è uno studio interessante di cui in realtà, che è stato fatto appunto in Gran Bretagna ed è del 2011, ed è uno studio pilota appunto sullo cyberstalking. E io lo riporto sempre perché in realtà ci fa capire 2 cose. Intanto che i contatti purtroppo iniziali per quanto riguarda le cybermolestie avvengono sempre offline, l'abbiamo detto prima, quindi nella vita reale. Però cosa accade? Accade che poi si spostano sulla, diciamo, vita, come potremmo dire, diciamo, sulla quella che noi è la nostra vita sui social network, insomma la nostra vita online. E questo dato secondo me è invece relativo e interessante perché il 4% dei contatti che avvengono invece online, cioè di molestie che iniziano solo sulla rete, diventano poi face to face, cioè appunto nella vita reale. E ripeto, sono appunto interessanti perché se pensate al 4% che viene poi moltiplicato sull'utilizzo che si fa di tutti i nuovi, diciamo, mezzi informatici, sicuramente è un numero che è esponenziale. Sempre per ribadire il concetto che in realtà ci sono delle similitudini e differenze fra lo stalking, cioè il bullismo e il cyberbullismo, lo stalking e lo cyberstalking, questo è per esempio uno studio americano che riportava le differenze e le similitudini nelle vittime appunto di stalking e cyberstalking. In questo caso per lo stalking il 70% delle vittime erano donne con un'età media intorno ai 40 anni, purtroppo nel 40% dei casi si trattava di violenza domestica. Nei casi di cyberstalking le vittime erano sempre femminili, sì, è vero che
diciamo decresce un po' la percentuale, però sempre comunque parliamo di un 58%, e si abbassa ovviamente anche l'età media, perché essendo appunto perpetuata attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche c'è appunto un abbassamento di media. L'altra cosa che vi volevo però evidenziare è che, nonostante la natura diversità del fenomeno, in realtà le sensazioni che le persone poi provano sono le stesse, cioè paura, depressione, stress, ansia, diminuzione dell'autostima, sono praticamente le stesse sia nel caso in cui vengono effettuate dal vivo, sia purtroppo se vengono effettuate online. Poi qui ci sarebbe da fare un'indagine sulla differenza per esempio uomo-donna, perché ovviamente nel caso delle donne si ha più paura verso le violenze fisiche o psicologiche nei confronti per esempio delle persone vicine o nei confronti appunto del proprio essere, mentre gli uomini sono un po' più preoccupati del problema per esempio delle perdite finanziarie o della reputazione, però questo poi insomma ci sarebbe da fare un altro convegno sull'argomento. Questo in realtà appunto è per far vedere che poi nella maggior parte dei casi spesso si deve ricorrere comunque a degli atti estremi. Le conclusioni quali sono? È che sicuramente le cybermolestie determinano quello che è un uso distorto della tecnologia, cioè c'è bisogno di una maggiore consapevolezza. Perché? Intanto perché c'è una differente percezione delle situazioni di pericolo, e qualcuno probabilmente ne parlerà oggi, tra quello che percepiscono i ragazzi e quello che percepiscono gli adulti nell'utilizzo di questi strumenti. Sicuramente ridurre l'uso o addirittura imporre il divieto non ha alcun senso, perché non farebbe altro che aumentare già la situazione attuale in cui noi siamo di esclusione digitale dei nostri ragazzi in tanti contesti. In realtà il mondo non sta cambiando, il mondo è già cambiato, e bisogna dare ai nostri ragazzi comunque le capacità e le competenze per poter essere in questo mondo in maniera del tutto tranquilla. Perché? Perché le ICT sono in realtà un fattore chiave per questi piccoli punti. Intanto sono un fattore di promozione culturale per tutti noi, perché l'innovazione deve essere un seme da impiantare nelle istituzioni, perché intanto crea un vantaggio competitivo economico, dà la possibilità anche di aiutare praticamente quelli che sono i cambiamenti negli ambiti gestionali e organizzativi, perché ha un impatto molto importante sugli ambienti di lavoro, gli ambienti di vita, le condizioni di lavoro, è una risposta alle sfide della società. E per questo identifico l'invecchiamento della popolazione attiva, quindi l'attenzione anche a tanti modelli di supporto sociosanitari, l'istruzione, prevenzione e sicurezza. Le ICT poi sono forza e perno dei cambiamenti sociali, perché i social media, come appunto ho cercato di farvi vedere oggi, in realtà hanno traslato quello che è il mondo fisico o i mondi fisici in quello virtuale, creando un'unica realtà che è fluida e dinamica, e hanno favorito soprattutto la condivisione di questi saperi e competenze che sono necessarie però alla nostra crescita personale e professionale. Quindi in realtà non bisogna demonizzarli, bisogna, ripeto, solo conoscerli, imparare a conoscerli per saperli utilizzare. Quindi grazie, non so se ci sono domande, questi sono i miei contatti. Domande volentieri, ovviamente, l'interazione è importantissima. E adesso in realtà, se ci riusciamo, ma forse sì, Sonia, vero? Riusciamo a fare... abbiamo un intervento in videoconferenza. Eccolo. Tanto se riesco vi dico di che cosa si tratta. Vediamo se rispondono. E tra l'altro sarebbe di Massimo Zotti e Giovanni Semeraro. Massimo Zotti è manager esperto, eccolo, in sistemi informativi geografici per Planet Tech Italia, blogger nel mercato del geospazio, e Giovanni Semeraro, professore associato al Dipartimento Informatica dell'Università di Bari, responsabile del gruppo di ricerca SWAP, che sta per Semantic Web Access and Personalization. A voi. Buongiorno, spero che mi sentiate. Sì, benissimo. Bene. Allora, io sono Massimo Zotti, saluto tutti. Mi occupo di dati geografici e ho accettato questo invito con piacere, perché ci dà la possibilità di raccontare un po' delle attività che stiamo portando avanti e che per quello che mi riguarda sono quelli relativi alla localizzazione delle informazioni possono raccogliere grazie all'analisi dei dati dei social network. Quindi parliamo di Twitter e di altri social. Questo è molto utile quando si fanno delle analisi in ambito di
di protezione civile o di altri fenomeni di rilevanza territoriale. Per farvi capire ciò di cui stiamo parlando, mostro molto rapidamente un'esperienza che è stata fatta lo scorso novembre. Ricordate, c'è stata l'emergenza in Sardegna e grazie ad un uso di social network di Twitter in particolare è stato possibile creare una mappa interattiva grazie ai contributi degli utenti circa i fenomeni che si sono verificati in Sardegna allo Sdevani. Naturalmente questo è tutto un fenomeno molto importante legato alla abbassare? Sì, anche abbassando la qualità della trasmissione. Altrimenti non mi sentite bene. C'è più banda per la voce. Grazie. Ok, allora parlo più lentamente e vi racconto, io purtroppo ho il problema del ritorno poi del mio stesso audio, quindi gli altoparlanti del computer, che però adesso non sento più, quindi forse avete spento qualcosa. Allora vado rapidamente a raccontare come l'analisi anche geografica di queste informazioni può permettere di studiare dei fenomeni che sono quelli legati variabili anche con una valenza di tipo sociale, quindi quello di cui si sta parlando oggi, che è per esempio il fenomeno del cyberbullismo. Qui vi mostro alcuni in che modo si possono analizzare dati raccolti mediante Twitter facendo semplicemente delle analisi su alcune parole chiave. Tra le parole chiave in questo caso abbiamo scelto degli appellativi poco gentili e vedete come su un campione di 500.000 tweet raccolti sul comune di Milano in un paio di mesi prima di Natale scorso abbiamo potuto analizzare la ricorrenza di questi termini, la loro distribuzione geografica, come vedete probabilmente in questa mappa qui in alto a destra, e anche quali fossero gli hashtag più comunemente associati ai tweet che contenevano queste parole. Qua per esempio da questo tipo di analisi vedete che il 13 dicembre dell'anno scorso c'è stato un picco e poi è facile risalire alla coincidenza tra questo picco e la finale di X Factor, della trasmissione televisiva, dove naturalmente i commenti degli utenti hanno previsto l'utilizzo di alcuni termini poco carini probabilmente nei confronti dei concorrenti o della giuria. Se andiamo a fare un'analisi un po' più dettagliata su termini come qui abbiamo scelto sfigata e perdente, che sono termini utilizzati dai ragazzi anche insomma che possono avere una valenza. Può dare delle informazioni su come il fenomeno sia diffuso nell'ambito di una comunità di utenti Twitter. Questo però non è sufficiente e a questo riguardo può essere utile a questo punto passare la parola a Giovanni Semeraro perché ci possa raccontare quello che questo progetto, che è quello della creazione della mappa dell'intolleranza, che sta per partire perché ha raccolto tramite un'operazione di crowdfunding le risorse necessarie per poter essere avviato. E naturalmente può essere utile sentire dalle stesse parole di Giovanni come è nata questa idea e quali sono gli obiettivi di questo progetto. Ok, grazie a voi.
sono parole. Cioè, ancora una volta i numeri danno più informazioni di quanti non ne diano le parole. Volevo solo rispetto appunto ai numeri. Quando è morto Michael Jackson ci sono stati 456 tweet a secondo nel mondo, a secondo. E mi è venuta in mente un'altra cosa, a parte forse qualcuno non sa cos'è un hashtag, se volete poi possiamo parlarne, così come lui parlava di crowdfunding, che è il modo di ottenere funding, quindi finanziamento dalla gente in rete, che è un po' quello che fanno quando fanno alla televisione raccolte di fondi con un sms eccetera. E poi mi è venuta in mente un'altra cosa vedendo questo filmato, che a volte si sente dire, no, che le donne se le cercano perché si vestono in modo provocante o quant'altro. In realtà il femminicidio succede spesso in famiglia, quando è poco probabile che una donna sia lì perché se la cerca, è lì perché è in famiglia appunto, e quindi direi che non è quello il punto, ma va bene, riusciremo prima o poi ad andare avanti anche su questo. Quindi io direi che adesso andiamo avanti con il prossimo intervento. È finita questa parte qui, giusto Sonia? Non ci sono... Ok, perfetto. Sì, ok, Anna Lacci, project manager, consulente, formatrice, grande amica da quando eravamo bambine, ma questo è un dettaglio. Esperta di educazione ambientale, sviluppo sostenibile, è un'altra faccia delle WIST, non siamo solo tecniche, ma tecniche di altre technicality, mettiamo così, intrusa, esattamente, però ci parla proprio invece di bullismo e cyberbullismo, lato componenti ambientali. Ti avvicini qui perché ti tocca. Grazie. Dunque, io sono, cerca l'intruso, io sono l'intrusa. Nel senso che farò un lavoro di riavvolgimento di nastro e parleremo di cose che non sono diciamo tecnologiche, ma che sono diciamo vive. Intanto ringrazio tutti, soprattutto i convenuti. Tra WIST e Sisters ci siamo già sbaciucchiate abbastanza, quindi va bene così. Ringrazio soprattutto il comune, questo luogo meraviglioso. Vorrei però iniziare, vorrei sapere, ho già parlato con due o tre di voi, se ci sono docenti e quanti sono. Posso fare questa piccola? Beh, sì, perfetto, benissimo, grazie. Dunque, tra le cose che ho fatto nella mia lunghissima vita, come si vede anche esteticamente, la mia vita è stata già lunga abbastanza, aggiornare 1400 vostri colleghi. Questo la dice lunga sulla mia età. Riavvolgiamo il nastro, dicevo. Finora abbiamo parlato di quello che sono le attuali situazioni percentuali. Abbiamo visto, diciamo, bene qual è il fenomeno. Ecco, abbiamo visto il fenomeno. Quello che vorrei fare è tornare indietro e vedere da dove parte poi un po' questo fenomeno, guardando quello che accade fra noi tutti i giorni e vedendo anche, forse da queste riflessioni possiamo anche, ognuno di noi poi penserà cosa posso fare io. Attenzione, il mio punto di vista però non è un punto di vista né di sociologa, ma di sociobiologa, perché ho una laurea in biologia, e anche se poi lavoro molto nella formazione, mi occupo di educazione ambientale, per cui ho frequentato molto Piaget, che è partito comunque dagli studi sugli animali, dicevo. Quindi molti di voi, probabilmente proprio docenti, partono probabilmente da Piaget. Ecco, io parto un attimo prima da questo. Ecco, dunque, io ovviamente vi eviterò di parlare di tutti e tre milioni e mezzo di anni, perché non abbiamo tempo, poi a un certo punto abbiamo fame, quindi non vi preoccupate. Ho voluto mettere Lucy, la famosa Lucy, in braccio alla sua mamma australopitecina, perché eravamo appunto Australopithecus una volta, perché proprio Lucy e la sua mamma erano state selezionate dall'ambiente, nel senso che i loro geni erano stati modellati e indirizzati in modo che da una selezione ambientale, quindi da un discorso di tipo deterministico.
Poi ad un certo punto abbiamo fatto questo piccolo passaggio, questo piccolo cammino iniziato con le scarpine, con i piedini verdi, che finisce con le scarpine invece grigie, che sono il cammino verso la tecnologia, dove appunto noi, l'uomo, l'unico animale che è riuscito a modificare l'ambiente a seconda delle sue esigenze. Siamo appunto in un posto dove l'arte e tutto il resto ci dicono quanto noi siamo riusciti a fare dopo. Bene, ma il DNA rimane lo stesso, diciamo, il nostro modo di essere dentro rimane un po' lo stesso, questo è quello che è accaduto fuori. Che cosa rimane della, diciamo, di questa naturalità che poi si diventa anche sociologia, diventa comunicazione, diventa cultura? Bene, noi siamo rimasti comunque degli animali, siamo degli animali culturali, attenzione, culturale io intendo proprio, abbiamo bisogno della cultura perché non potremmo sopravvivere, e questo già in epoche molto molto remote, perché siamo comunque dei gruppi, perché siamo animali sociali, nel senso che non siamo gatti, siamo più simili ai cani, ecco, detta in due parole, nel senso che abbiamo bisogno di questa socialità. E quando parlo anche di, quando si parla anche di comunità gerarchiche, non si parla di comunità gerarchica nel senso che all'interno della società ognuno ha un suo ruolo, ha una sua posizione, e ha bisogno di questo ruolo e di questa posizione per poter poi essere tranquillo e sicuro. Nel momento in cui qualcuno di noi non ha la consapevolezza della sua posizione all'interno del gruppo sociale in cui si trova, a cui appartiene, famiglia, scuola e quant'altro, bene, in quel momento vive dei momenti di insicurezza e vive dei momenti che possono diventare momenti anche di aggressività. Sociale perché appunto abbiamo bisogno, nel momento, noi nasciamo con un corredo genetico, però dal momento in cui si nasce noi assorbiamo da tutto l'ambiente, assorbiamo quello che poi diventeremo. Quindi allora sappiamo addirittura prima della nascita, sappiamo che per esempio una mamma che ascolta spesso Vivaldi sicuramente avrà un bambino più tranquillo, per esempio. Quindi già si assorbe attraverso la pancia, diciamo, della mamma, si assorbono delle note musicali. Quindi noi abbiamo via via un assorbimento da parte di tutto l'ambiente di quello che poi diventiamo. Noi apprendiamo dall'ambiente, quindi quello che abbiamo intorno, però influenziamo anche l'ambiente, quindi si viene a creare una situazione di circolarità fra noi e i tipi di comunicazione. L'ambiente ci comunica delle cose, in questo momento l'ambiente ci sta comunicando non solo quello che noi diciamo verbalmente, ma anche appunto la sede in cui siamo ci comunica delle cose, le sedie su cui siamo seduti ci comunicano comfort oppure non comfort, quindi tutto ci comunica qualcosa e noi lo assorbiamo in maniera sia volontaria che non consapevole, diciamo inconsapevole. Non solo, ma noi acquisiamo anche cognizione e abilità durante degli stadi ben definiti della nostra vita, nel senso che se ad un bambino non vengono date determinate cose in determinati stadi, io non mi dilungherò perché vorrei cercare di essere molto breve, eventualmente per aprire anche un dibattito se volete. Allora, se un bambino non ha, o un giovane, un ragazzo, insomma, se un individuo non ha a determinate età determinati stimoli precisi e non riesce ad esprimere poi diciamo il suo modo di essere di quell'età, non può poi recuperarli. Cioè ci sono per esempio dei momenti in cui noi dobbiamo saperci orientare, imparare a orientarci in un luogo. Se non lo facciamo durante quegli anni precisi, rimarremo poi delle persone che non riescono mai a trovare la strada, insomma. Avremo bisogno sempre del tom-tom e non sempre abbiamo un tom-tom. Ecco. Quindi abbiamo queste caratteristiche, che sono delle caratteristiche della nostra naturalità e che poi si esprimono via via anche all'interno del nostro essere sociali. Bene, quindi dicevo, fattori ambientali. Dicevano prima, soprattutto la famiglia è quella che dà, diciamo, l'educazione. Io, per quella che è la mia esperienza appunto pluriennale e anche l'esperienza che si è venuta poi a determinare lungo l'arco del tempo,
anche le ricerche che ho potuto condurre insieme a, sia delle università che a degli enti, posso dire che assolutamente non è così. Ci sono anche poi nell'ebook, sarò un po' più, diciamo, un po' più dettagliata e vi darò anche tutta una serie di informazioni anche bibliografiche dove potete poi trovare anche quello che vi sto dicendo, perché ve lo sto dicendo un po' in maniera, diciamo, molto stringata. L'ambiente è tutto. Noi abbiamo la famiglia, la scuola, la società, il territorio e il tempo. Ho selezionato queste grosse, diciamo, macro aree per poi dettagliare un attimo alcune di quelle che sono le, tra virgolette, responsabilità che ognuna di queste componenti ambientali. Però vedete che ho voluto mantenere una certa circolarità proprio perché queste componenti ambientali non sono separabili fra loro. Sono contemporaneamente presenti dentro il ragazzo in un continuo rimando, in un continuo mescolarsi. Non possiamo quindi dire la scuola è colpa o è merito della scuola, è colpa e merito della famiglia. Ma non perché non sappiamo farlo, perché l'individuo ha contemporaneamente dentro e fuori di sé tutti questi stimoli che si mescolano. Andiamo avanti. Ecco, sulla famiglia. Sulla famiglia. No, è questo. Scusate, ho fatto un caso. Scusate, non è il mio questo, quindi. Ecco, sulla famiglia. Allora, noi abbiamo per esempio un primo tema che è quello per cui negli ultimi anni si è venuta a determinare questa voglia dei genitori di essere amici dei loro figli. Bene, noi sappiamo che i ragazzi hanno bisogno, proprio perché sono esseri culturali e sociali e gerarchici, con un'organizzazione gerarchica, dove per gerarchico non intendiamo, voglio dire, il gerarca, no, intendiamo proprio ruoli all'interno di un gruppo di persone, ecco, non. Quindi loro hanno bisogno dei genitori, quindi gli amici si ricercano da sé, insomma, detta proprio. Quindi noi cosa abbiamo? Che se, va bene, i genitori non dicono no o sì, e quindi determinano delle sicurezze, anche il no determina una sicurezza nel ragazzo, perché il ragazzo sa cosa deve fare. Ripeto, io non sto parlando di biologia, ma di sociobiologia, tengo a precisare questo, quindi sto parlando da un punto di vista proprio etologico. I no e i sì sono quello che determinano poi le sicurezze dei ragazzi. Non solo, i genitori passano, diciamo, abbastanza tempo a giocare con i loro ragazzi. Ora, fino almeno a 10 anni, ecco, diciamo, ora età per età c'è una certa gradualità, ripeto, poi nell'ebook cercherò anche di metterci anche questo. Il gioco, per i bambini appunto, attraverso il gioco passa la comunicazione più profonda fra il genitore e il bimbo. E dà anche molta sicurezza al bambino, che si sta distaccando poi gradualmente dal corpo, diciamo sia dal corpo fisico che dal corpo sociale della famiglia, andando poi a scuola, dove dovrebbe continuare poi a giocare con altri coetanei, perché poi piano piano entra nel corpo sociale. Ecco, allora, inoltre al bambino attualmente vengono affibbiate, scusate, lasciatemelo dire, una serie di attività extrascolastiche. Queste attività programmate, cioè l'inglese, la palestra, la piscina, eccetera, eccetera, tutte queste cose fanno sì che il bambino abbia tutto il suo tempo occupato in attività, attenzione, sicuramente ottime, ben tenute, eccetera, ma in cui è anche internet, attenzione, dove ci sono delle regole che il bambino non, e il ragazzo non ha stabilito, che subisce. Nel gioco, il gioco spontaneo, per tutti i cuccioli, anche e soprattutto quelli umani, diciamo, è il momento di sperimentazione e di presa di responsabilità nello stabilire delle regole e nel rispettare tali regole all'interno di pari, cioè con coetanei, hanno più, hanno meno, insomma, però tra bambini.
Il bambino violento, in quel caso, per esempio, spesso viene diciamo, allontanato dal gruppo e quindi vive una condizione di isolamento che, se il gruppo è quindi ha modo di riflettere, diciamo, su questa cosa, spesso tende a voler rientrare nel gruppo perché a quell'età non possono stare soli, proprio è un'esigenza appunto biologica, quindi per rientrare nel gruppo inizierà a rispettare quelle regole. Se a questa età, parlo dei 6-7 anni, se appunto se ci sono degli insegnanti sanno perfettamente quello di cui sto parlando, e anche dei genitori, a questa età è evidente che noi cominciamo a recuperare una serie di, diciamo, di cose, cioè noi cominciamo a fare in modo che i bambini entrino nella società dei bambini e quindi imparino delle regole sociali, giocando nel gioco. Quindi noi abbiamo che il gioco serve allo sviluppo affettivo, perché è evidente, non dettaglio questo, è intuitivo, sullo sviluppo cognitivo, perché il bambino comincia a capire cosa è una regola e quindi comincia a prendere in carico questa cosa, e sullo sviluppo sociale, come vi dicevo prima. Ancora abbiamo un'altra situazione, che è quella di dobbiamo difendere i bambini. Abbiamo visto a quanti e quali rischi un bambino, un ragazzo è. Però allora c'è spesso da parte della famiglia, impaurita giustamente da questo, e tendere a far diffidare verso l'estraneo. Il video che ha lasciato un silenzio di tomba giustamente in questo uditorio ci ha detto quali sono i numeri, diciamo, e la tragicità della discriminazione e quindi gli effetti della diffidenza verso l'estraneo. Allora, la diffidenza verso l'estraneo in una società di persone sociali è evidente che non può essere, diciamo, non può diventare la paura dell'altro, ma la conoscenza dell'altro. Ecco, attualmente noi abbiamo molti bambini che pure cadono poi vittime di varie situazioni spregevoli, direi proprio. Questi bambini o ragazzi però hanno paura del mondo della vita e spesso si rivolgono al web, dove poi, appunto, come ci dicevano prima, questo non fa che peggiorare le cose. Bene per la scuola invece. Attualmente noi abbiamo una scuola che, vabbè, se ci siete voi insegnanti non vi devo spiegare la situazione tragica in cui versa la scuola italiana adesso, che è diventata una scuola in cui non si investe nella preparazione, nella didattica, nelle novità didattiche anche, e soprattutto una scuola in cui molto spesso anche la famiglia, a cui anche la famiglia dà poco credito. Questo significa, anche questo criticare, diciamo, i docenti da parte dei genitori, significa assolutamente fare una cosa tremenda, cioè togliere ai ragazzi dei punti di riferimento che poi possono farli crescere culturalmente. Per cui noi abbiamo una scuola che, essendo screditata ed essendo anche molto, impastoiata da tutta una serie di cose di cui appunto penso sarebbe troppo lungo parlare, noi abbiamo che questa scuola e questa concezione della scuola fa sì che il ragazzo non pensi più di poter imparare dalla scuola. Quindi evidentemente togliamo a questo ragazzo, che ha bisogno invece di riferimenti, ha bisogno di riferimenti culturali, togliamo questa grande opportunità. I genitori che appunto parlano, lo dicevo prima, in maniera, diciamo, errata dei docenti. Altra situazione poi è anche quella strutturale della scuola. C'è la creazione molte volte di luoghi che diventano luogo, diciamo, sacche di, fra virgolette, potenziale rischio, sono quelle della fatiscenza della scuola, l'assenza di personale adatto, e quindi abbiamo anche questa ulteriore problematica. Invece, per quello che riguarda l'assetto sociale, dicevamo prima di queste situazioni in cui i ragazzi sono tenuti di corsi di inglese, corsi di tennis, corsi di qualsiasi cosa. Quindi questi ragazzi che vengono catapultati, e in queste situazioni, diciamo, di socialità
pilotata, si vengono a determinare due cose. La prima è che i ragazzi non hanno scelto i loro compagni di giochi o i loro compagni di esperienza, ecco. La seconda, che è ancora più grave, è che appunto trovano delle regole preconfezionate, predefinite, dove loro devono fare delle cose, quindi non hanno nessun potere decisionale. Inoltre, in queste situazioni, molte volte, anche addirittura durante una festa, spesso vengono presi questi intrattenitori che devono organizzare i giochi. I bambini non hanno bisogno di nessuno che li organizzi, sanno giocare da soli benissimo. Benissimo, in queste situazioni noi abbiamo da parte dei bambini una passività che è estremamente, diciamo, pericolosa, nel senso che, tra l'altro, durante questi piccoli meeting con la persona che in realtà deve stare attenta che non si facciano male anche, succede questo. Quindi abbiamo già dei bambini che non hanno fratellini in genere, perché abbiamo il nucleo familiare italiano è composto da 2,3 persone, quindi c'è 0,3 figli a nucleo familiare, insomma, un terzo di bambino. Quindi abbiamo quasi sempre figli unici, che non hanno quindi possibilità di prossimità fisica, corporea, con altri bambini. Quando noi abbiamo queste situazioni anche di festa, i bambini non possono darsi di spintoni, non possono tirarsi un calcio, non possono... Ora, non voglio dire che dobbiamo organizzare delle risse, però se i bambini si rotolano, giocano, cioè cominciano a sperimentare la corporeità e la fisicità, c'è da parte la sperimentazione del dolore, del piccolo dolore, della piccola sbucciatura del ginocchio, non so voi, ma insomma, io quando ero ragazzina avevo sempre il ginocchio sbucciato. Tutto questo significa sperimentare il dolore e sperimentare anche il dolore dell'altro, perché se io ho dato una spinta ad un altro bambino, ho visto le sue lacrime e ho visto anche addirittura un po' di sangue sgorgare da una piccola sbucciatura, già questo serve a cominciare, e questo mio atto è condannato dalla piccola società dei bambini che ho intorno, perché sono stato cattivo, fra virgolette, verso un altro compagnetto. Ecco, questa cosa significa che posso cominciare a maturare dei freni inibitori rispetto all'atto violento. La non maturità di freni inibitori, vabbè, allora vi faccio un esempio che probabilmente troverete improprio, ma che è vero. Perché i cani azzannano e i lupi no? Anche se poi si va a caccia di lupi e non di cani, penso. Io non andrei a caccia di nessuno dei due, però. Perché i lupacchiotti vivono nella loro società che insegna loro una serie di regole per cui quando due lupi si incontrano basta che si confrontino e quello che perde abbassa la coda e va via, non viene azzannato da chi vince. I cani che sono vissuti con noi e quindi non hanno avuto l'opportunità di una loro cultura di gruppo azzannano. Ecco, ora ripeto, spero che, non voglio dire che i nostri bambini sono come cani o lupi, voglio dire solo che quello che noi abbiamo dentro è questo, cioè non, se non facciamo maturare dei freni inibitori attraverso la vicinanza corporea, noi possiamo poi avere tutto quello che è stato già descritto. Non sto parlando dell'unica motivazione, vi sto dando un punto di vista, io questo tengo a precisare. Bene, ancora nella società ci sono i media, dei media stanno parlando gli altri. Ecco, quello che io volevo però sottolineare è sui modelli, sempre da un punto di vista appunto etologico, i modelli che i media propongono. I media propongono, parliamo soprattutto della televisione in questo caso più che degli internet, propongono dei modelli che sono o inarrivabili o comunque sono dei modelli che non sempre vanno bene, perché sono modelli costruiti, non sono umani, diciamo. Non solo, ma quando noi parliamo di televisione, quando parliamo di programmi, di reality show, eccetera, vediamo che nei reality show, per esempio, faccio un esempio, vengono evidenziate delle persone che, sinceramente, hanno delle personalità piuttosto povere, ma che
però hanno tutta una serie di atteggiamenti che fanno, lasciatemi passare il termine, fanno figo. Allora, per dei bambini ai quali abbiamo già tolto attenzione dei punti di riferimento importanti come la scuola o altro, avere questo, allora sì, hanno bisogno di modelli, quindi noi abbiamo che i media spesso propongono dei modelli del dobbiamo metterci in evidenza a tutti i costi, e questo può significare poi, andando in internet, il mettersi in evidenza in maniera, diciamo, assolutamente sbagliata. Quindi questa, volevo, ecco, farvi vedere questo lato di cui, cioè, dove internet è anche un contraltare di quella che è la televisione. Poi ancora la facilità di accesso ai social network, scusate, che ci dà, ai social network, che ci dà appunto, non sempre, sulla capacità di gestire la privacy, eccetera, vi hanno già parlato loro. Bene, il territorio, due spot, utilizzo dell'auto, allora c'è uno studio, se volete poi ve lo posso anche mettere sul sito, c'è uno studio di Tonucci del CNR, forse qualcuno, vedo che dite di sì, forse lo conoscete già, sulla tragitto scuola, casa scuola. Abbiamo fatto anche con l'Unione Europea una, diciamo, proprio c'è un sito europeo dove si può parlare del tragitto casa scuola, e ci sono appunto tutte le nazioni d'Europa che hanno messo su delle iniziative su questo. È molto importante che i ragazzi vadano a piedi, insomma, in città, perché altrimenti perdono il senso dell'orientamento, quello di cui vi dicevo prima. Di questo, ripeto, se volete sul sito posso mettervi alcune indicazioni. Poi invece, allora, sulla frequentazione con gli ambienti naturali, non i ragazzi, ormai ai ragazzi è quasi tolta questa possibilità, considerando che appunto sono stati quelli che ci hanno selezionato, è evidente che c'è qualcosa che non funziona. E c'è la frequentazione con gli ambienti naturali aiuta anche, soprattutto in età, diciamo, scolare proprio, fino a 10 anni, aiuta molto i ragazzi a sviluppare anche proprio, diciamo, il senso, i sensi, aiuta a sviluppare i sensi, il senso del colore, il senso degli odori, cioè, mentre la città toglie questa, i centri urbani, diciamo, tolgono questo. Sì, arrivo. Ultima cosa. Dunque, la realtà vissuta in modo sincronico e non diacronico. Questo è un problema, diciamo, anche dei social media, su cui bisogna riflettere, perché appunto è tutto e subito, e toglie ai ragazzi il senso della storicizzazione della propria vita e quindi della capacità di progettare il futuro, che non è poco. Io vi lascio con quest'ultima cosa che ho trovato appunto in rete, piuttosto probabilmente non particolarmente carina, che dà il senso di solitudine in cui a volte lasciamo i nostri bambini, i nostri ragazzi. Se avete domande, se volete. Io i tempi sono stretti, quindi vado avanti. Laura dalla ragione, il web, una vetrina dove il mostrarsi serve a svelare nascondendosi, che carino. Le slide arrivano. E Laura è psichiatra, psicoterapeuta, ha fondato e dirige il Centro di Disturbi del Comportamento Alimentare a Palazzo Francisci di Todi, quindi a casa. Sì. Prego. Wister a chilometro zero. Sì, io proverò a dare qualche suggestione a partire dal mio lavoro, che è un lavoro prevalentemente clinico e di prevenzione. Io incontro quotidianamente moltissimi ragazzi che vanno dagli 11 ai 25, 26, 27 e nelle scuole facciamo un lavoro di prevenzione negli ultimi anni a partire dai disturbi alimentari, ma che poi si è allargato a temi di disagio giovanile e in particolare anche a temi del bullismo e del cyberbullismo. Dunque vediamo se riesco. Sì. Ecco, la prima slide che mostro, la mostro per dire che la rete non è poi così cattiva, no? Perché noi oggi abbiamo visto alcune
asserzioni che poi farò anch'io più tardi sul tema del bullismo e dell'uso negativo della rete, però dobbiamo premettere che la rete è in questo momento una grandissima risorsa e comunque è il linguaggio e il mezzo, diciamo, più utilizzato dalla fascia giovanile. Ha degli effetti, io cito l'esempio dei ragazzi di Genova che dopo l'alluvione furono chiamati con un tantam in rete, che arrivarono prestissimo, cioè tutto il tema della rete è per noi un tema diciamo quotidiano, ma per i ragazzi è sicuramente il loro mezzo preferito e quindi non possiamo non farci conti. Ovviamente come comunità educativa, come comunità di adulti, siamo diciamo obbligati ad aiutarli ad usare la rete in modo corretto, ma sicuramente l'approccio non può essere un approccio giudicante, no? Perché questo ci impedirebbe di capire realmente quello che loro fanno con la rete, l'uso che loro ne fanno. Io cito la frase di Leibniz che dice che la usa per la natura, ma che possiamo applicare anche alla tecnica: noi la possiamo comandare solo se obbediamo, cioè solo se entriamo dentro questo humus possiamo anche capire come governarla, ma ripeto, sicuramente non con un approccio giudicante o censurante, no? Perché questo non ci servirebbe a niente e soprattutto non ci aiuterebbe a comprendere i ragazzi, perché i ragazzi poi ne fanno un uso buono, cattivo, come abbiamo visto in mille modi. Sicuramente per i ragazzi la rete è la community, quindi l'appartenenza, che è il tema principale di ogni ragazzo di quella fascia di età, quindi ogni ragazzo adolescente ha bisogno di una comunità con cui identificarsi. Spesso la famiglia non lo è, spesso il gruppo dei pari, diciamo, live non lo è. Allora la rete diventa un modo più protetto per entrare in molte community, ce ne sono di tutti i tipi, ce ne sono buone anche lì e cattive, ne vedremo alcune buone e alcune cattive. Ma anche qui il linguaggio che loro parlano è un linguaggio diciamo interessante, perché sicuramente la rete ha una modalità che permette all'adolescente di schermarsi, è una vetrina dove il mostrarsi serve anche a nascondersi, quindi c'è questo tema dell'anonimato, in molti social l'anonimato è garantito, penso ad Ask per esempio più che a Facebook, ma sicuramente noi abbiamo delle false identità, no? Delle identità mascherate, e questo è un grande tema, perché non solo purtroppo per gli adolescenti, perché poi nei social network ci sono molti adulti che hanno un problema di identità, ma sicuramente focalizziamolo sui ragazzi, dove noi possiamo intervenire e lavorare per migliorare il loro senso di identità. Sicuramente l'uso che loro ne fanno è quello di una ricerca di comunità, io dico una sorta di scialuppa di salvataggio, no? Cioè la tecnologia diventa una scialuppa di salvataggio per chi in solitudine è un po' impaurito dal mondo reale, no? Moltissimi ragazzi cercano amici, parlano, discutono e magari nella realtà quotidiana lo fanno molto meno e lo fanno con molta più paura. Quindi spesso diciamo, noi utilizziamo anche come terapeuti la rete per comunicare con i nostri pazienti. Io per esempio ho una pagina Facebook pubblica dove ci sono più di 1000 pazienti che possono comunicare con me in qualunque momento, e questa io l'ho fatta alcuni anni fa perché mi sono resa conto che era un canale eccezionale per poter parlare con loro, no? Per poter comunicare con loro, e in effetti è usatissima. E quindi diciamo anche dal punto di vista terapeutico noi abbiamo capito che il modo per comunicare con i ragazzi, più che il telefono, più che il contatto a volte fisico, perché a volte non è così semplice chiedere aiuto, soprattutto per alcune patologie, no? O per alcuni bisogni o per alcuni disagi, allora la rete lo diventa, e quindi i social network diventano spessissimo un canale di comunicazione. La community è un punto importante perché? Perché l'appartenenza è il punto fondante dell'identità. Io per costruire un'identità devo appartenere ad una comunità di amici, alla famiglia, a una comunità di pari, cioè devo avere un senso di appartenenza. Moltissimi di questi ragazzi non ce l'hanno, e quindi, ripeto, la rete diventa
una modalità con cui nuove solitudini, noi diciamo, possono cercare di trovare ascolto. Ovviamente questo costituisce di per sé già un rischio, no? Perché è chiaro che se noi, come abbiamo visto dai dati, ma ci sono dati anche recenti di uno studio del Gemelli che ha fatto uno studio sulla dipendenza da internet, no? E la maggior parte delle persone che sviluppano una dipendenza da internet sono persone tra i 13 e i 17 anni, con picchi di ascolto e di uso di internet anche di 18 ore. Voi capite bene che una persona, un giovane adolescente che sta di fronte al video per 18 ore, cioè vuol dire tutta la notte, è chiaro che sviluppa una nuova solitudine che è anche più, come dire, inaccessibile della solitudine che sperimentava prima. Quindi da una parte la partenza e la richiesta è quella di uscire da una solitudine, ma poi noi spesso vediamo che diventa un nuovo modo, di non uscire e di costruire una nuova prigione, perché appunto è chiaro che la realtà virtuale facilmente lo può diventare. Allora è una comunicazione che noi diciamo da una parte attiva fantasie, da una parte crea contatti, da una parte stimola anche la fantasia, ma dall'altra poi facilmente può costruire una prigionia soprattutto mentale molto pericolosa. Blacklist, questo è un esempio tra l'altro non troppo lontano dalle nostre realtà. Tutte le ragazze e i ragazzi che noi incontriamo per problemi di tipo psicologico hanno avuto contatto con forme di blacklist. Che cos'è la blacklist? Sono pagine, siti, blog a gruppo chiuso, dove vengono, generalmente ce n'è uno per ogni scuola. Noi abbiamo avuto accesso a diverse blacklist degli istituti scolastici di questa regione. Le blacklist sono elenchi dei buoni e dei cattivi. Per esempio, le liste nere sono fatte su chi è più brutto, chi è più grasso, chi è più sfigato, chi è più sfortunato, chi è più stupido. Immaginate cosa vuol dire essere inseriti per un ragazzo o una ragazza di 15 anni in una di queste liste. Perché? Perché un conto è essere insultato da un amico che ti dice sei brutto, sei grasso, non capisci niente, ma un conto è finire in una lista che viene in modo virale vista da centinaia, da migliaia di persone, cioè da tutti gli studenti della tua scuola. Ecco, diventa un aspetto estremamente persecutorio, e questo fa capire perché la rete ha una potenza di cui spesso noi non siamo consapevoli, ma che ci fa capire perché poi diventa così dannosa, perché in alcuni casi più drammatici abbiamo avuto suicidi che sono stati tra virgolette istigati, no? da alcune modalità della rete. Allora sicuramente questo è un esempio, ma ripeto, un esempio diffusissimo, perché se voi intervistate gli adolescenti di quella fascia d'età dai 13 ai 17, tutti sono stati in qualche modo oggetto di queste liste, di queste modalità. Allora, la violenza ovviamente di queste accezioni, di questi insulti diventa potentissima, ed è ovvio che l'aspetto più forte diventa anche questa sorta di spettacolarizzazione. Perché la spettacolarizzazione? Perché molto spesso molti aspetti di disagio diventano oggetto di spettacolarizzazione, vengono condivisi in rete. Un esempio è l'autolesionismo che è molto diffuso. Voi sapete che nel 60% dei casi degli adolescenti almeno una volta è stato utilizzato l'autolesionismo superficiale, che vuol dire tagliarsi, graffiarsi, procurarsi delle lesioni superficiali che non hanno una valenza suicidale assolutamente, ma anzi hanno lo scopo di sentirsi più vivi, più vitali, no? Di interrompere attraverso il dolore fisico quello morale.
Allora, questi elementi di autolesionismo che sono diffusissimi, la rete è piena di post, di video, di esibizioni di questo tipo di autolesionismo. Allora ci dobbiamo domandare che cosa vuol dire, qual è la richiesta che c'è dietro queste immagini che spesso a noi adulti spaventano, agli adolescenti molto meno, ma comunque sono un modo con cui anche qui si entra in contatto con emozioni, si entra in contatto con ciò che si vede, perché poi noi viviamo in un mondo dove solo esiste ciò che si vede, ciò che viene comunicato, e allora Instagram e anche la modalità di immagini che vengono pubblicate e che subito dopo scompaiono. Io sono stata, dicevo prima, contattata qualche mese fa da una scuola di Terni, una scuola media inferiore, quindi stiamo parlando di bambini e bambine di 12-13 anni, perché i familiari e i professori avevano intercettato uno scambio di immagini e di video tra le ragazzine. Erano immagini di genitali, di corpi nudi, che inizialmente le ragazzine si passavano tra di loro, femmine, e che poi hanno iniziato a spassarsi tra maschi e femmine. Ripeto, stiamo parlando di bambine di 12 anni. Allora, ovviamente, intercettate da un genitore, portate a scuola, discusso con tutti, viene fuori come mai, che succede, che sta succedendo. Quindi si interpellano gli psicologi, gli psichiatri, però è molto difficile, voi capite, costruire il senso del pudore in un mondo come questo, dove il pudore non c'è. Ma non perché in televisione vanno le donne nude, ma quello che noi vediamo in televisione, per capirci, è di una volgarità diffusa, imperante. Anche quando le donne sono vestite o gli uomini sono vestiti, sono volgari. Cioè c'è una volgarità nel linguaggio, nella modalità di esporre, di esporsi. Allora, un bambino, una bambina che cresce in questo tipo di mondo fa fatica a costruire il senso del pudore, che è un, come dire, un sentimento identitario che si costruisce con l'esempio, non con le parole. Quindi quello che io vedo nel mio contesto è quello che io comincio a pensare che sia il senso del pudore. Allora, ricostruiamo quel senso del pudore, perché altrimenti non possiamo solamente intervenire come, per esempio, in quel caso c'era stato appunto proibiamo, puniamo, sospendiamo dalla scuola. E a cosa serve? A cosa serve se io sospendo dalla scuola le ragazzine che si sono fatte queste immagini? Cioè, devo cercare di capire perché. Perché tutti per caso l'ha scoperto un genitore? Perché nessuno dei ragazzini ha pensato di dire ma che cos'è sta roba? Perché per tutti era normale. Quindi ci dobbiamo interrogare sul perché queste immagini sono diventate normali. AskMe è un altro terribile social dove è garantito l'anonimato. Ask è il social, diciamo, anche più diffuso, anche questo, tra le ragazze e i ragazzi, e che spesso è quello più violento, dove appunto i ragazzi sono anonimamente, anche qui blacklist, insultati spesso dai loro compagni di classe in forma anonima. Quindi questo è un esempio tipico. Io l'altro giorno ho parlato a lungo con una ragazza di 13 anni che mi diceva: i miei compagni mi insultano su Ask dicendomi delle cose terribili, io non ne posso più, non posso più guardare il computer. Allora, questo è un... Perché la... brava, anch'io ho chiesto la stessa cosa. No, no, ma è una domanda legittima, perché anch'io ho chiesto la stessa cosa. Ho detto, ma come fai a sapere che sono i tuoi compagni di classe? Perché le frasi e gli insulti fanno riferimento a cose accadute nella classe nella mattina. Cioè, gli insulti e i riferimenti e le offese. Anch'io ho chiesto la stessa cosa, perché anch'io... come fai a capire che sono loro? E lei mi ha detto, perché magari la mattina, una delle cose è, ti hanno interrogato stamattina, hai fatto una figura di M, puntini, puntini. Quindi cose, informazioni che possono essere solo dei suoi compagni di classe. Quindi questo, capite anche che livello di persecuzione e di sensazione di essere, diciamo, aggrediti può dare, no? Prego. Michele Angeletti lavora con noi nelle scuole e si occupa di comunicazione, è la nostra esperta di comunicazione, proprio perché noi lavoriamo spesso nelle scuole e abbiamo bisogno di chi la possa lavorare sui social network, perché è una delle questioni più calde in questo momento. Buongiorno.
È come chiedere, e questo ce lo siamo sempre chiesti, chiedere agli operatori della rete di controllare. È come se noi chiedessimo di curare i disturbi del comportamento alimentare alle aziende che producono gli alimenti, come chiedergli di non fare più le merendine e di non avere lo scopo di diffonderle più possibile. Noi possiamo chiedere trasparenza, regole, che non siano distribuite in un certo modo, che siano etichettate, che siano, il contenuto sia palese, che la pubblicità non sia ingannevole. Questo è un compito degli educatori, non delle aziende. AskMe è qualcuno che ha trovato un metodo di creare traffico. Questo è un importantissimo elemento, perché la gerarchia dei contenuti che viene fatta dagli algoritmi non è una gerarchia etica o morale, è una gerarchia di traffico. Un video virale gira nella scuola immediatamente, che ha traffico, mi piace, viene condiviso, commentato, ha molto valore. Noi dobbiamo usare gli stessi strumenti per arrivare ai ragazzi. È questa la differenza. Non possiamo demandare o colpevolizzare altri. Dobbiamo prepararli, dobbiamo dargli un'educazione alimentare o altri strumenti per affrontare questo. Scusate. La cosa, il punto che voglio anche dirvi è che noi in realtà ci troviamo davanti a ragazzi e ragazzi molto fragili, molto smarriti, apparentemente molto forti nell'uso dei media, nell'uso dei social, nell'uso della rete, ma molto fragili e molto smarriti, e con una sorta, quella che noi chiamiamo di analfabetismo affettivo. Non sanno, come dire, utilizzare le loro emozioni, non sanno riconoscerle, non sanno metterle in relazione con l'altro. Cioè, in realtà l'apparente tecnologia, che ha fornito uno strumento fortissimo, contrasta con una fragilità ed anche con un analfabetismo emotivo molto forte. Quindi questa fragilità è un punto sul quale noi dobbiamo riflettere, perché la rete non è che fa male in generale, no? La rete colpisce e può avere un ruolo negativo soprattutto in chi è già molto fragile. Gli episodi più drammatici che si sono verificati di cyberbullismo, è ovvio che hanno, come dire, attecchito soprattutto in ragazzini e ragazzine molto fragili e molto più vulnerabili di altri, che magari riescono a difendersi, come vi ho detto. Con AskMe è chiaro che un ragazzo o una ragazza più attrezzato e anche più sicuro di sé li manda a quel paese e c'è una difesa, ma non tutti, e in questo momento purtroppo lasciatemi dire che la maggior parte dei ragazzi è molto in sofferenza. Purtroppo noi abbiamo in questo momento un disagio diffuso, molto più diffuso di un tempo, che ovvio che crea, come dire, un humus e un terreno fertile per l'attecchire di certi fenomeni. E l'analfabetismo emotivo io lo cito spesso, perché, come dice Galimberti, noi abbiamo delle generazioni alle quali abbiamo insegnato tutto, ma non come connettere la mente con il cuore. Cioè, noi abbiamo dei ragazzi che sanno tutto, parlano di tutto, ma poi quando cerchi di fargli esprimere quello che loro pensano, quello che loro sentono, non sono capaci di farlo. La rabbia, la frustrazione, la sofferenza. Allora, su questo, secondo me, la rete può avere ruoli positivi e ovviamente anche ruoli molto negativi. Permettetemi di dirvi brevemente un fenomeno che ci riguarda particolarmente, che è un fenomeno, diciamo, di cyberbullismo terribile, perché è sono i siti pro anoressia, cioè dei siti che propagandano l'uso, l'anoressia non come una malattia ma come una scelta di vita. Allora, questi siti sono siti dove vengono elencati i modi per dimagrire, con una forma di terrorismo. Per esempio, un'immagine di una donna sovrappeso in bikini e sotto c'è scritto: attenzione, i vostri genitori vogliono farvi diventare così. Tutti questi siti sono stati visitati da tutte le nostre pazienti a partire da 11 anni, ma proprio da tutte, non ce n'è una che non l'ha visitata. Ovviamente non è che vuol dire che queste immagini sono la causa del disturbo, ma vuol dire che ovviamente amplificano, costruiscono, danno ulteriori elementi e nutrimento. Questa, per esempio, è una diapositiva che dice: il cibo è il diavolo. È una specie di piramide alimentare rovesciata, dove sotto c'è scritto praticamente: bevete molta acqua e mangiate pochissimo, no? Allora, questi aspetti qua sono sicuramente
elementi importanti perché ci fanno capire che c'è una vulnerabilità ed una difficoltà anche per noi adulti poi a selezionare e a capire quello che sta succedendo nei giovani, perché hanno accesso a una miriade di informazioni. La rete poi ha, da un certo punto di vista, è un accesso globale, quindi teniamo conto che sulla rete chiunque può incontrare chiunque, quindi gli scambi sono di informazioni, di negative e positive, intendo, vanno da 10 anni a 70, quindi questo, anche di questo noi dobbiamo tenere conto, perché teniamo conto che fino agli 20 anni fa le persone di generazioni così diverse non si potevano incontrare, oggi sì. E questo, ripeto, può avere effetti positivi ma anche negativi. Comunque il punto è sempre quello, cioè che i ragazzi non sono tutti, ovviamente, non ha reso tutti più deboli la rete. Sicuramente va a iscriversi, va a insinuarsi nei punti, nelle crepe di fragilità e di debolezza delle persone più fragili. Questo è un progetto, ve lo accenno solamente, su un progetto della Regione dell'Umbria che partirà tra qualche settimana e che riguarderà appunto l'uso dei mass media e l'uso dei social network e in particolare i nuovi linguaggi. È un progetto che riguarderà 12 comuni dell'Umbria e si lavorerà con i genitori e con gli insegnanti proprio su questo tema, su quello che i ragazzi non ci dicono, perché quello che ci dicono è sempre la minima parte. In realtà noi dobbiamo riuscire a intercettare quello che loro non ci dicono, e quindi questo lavoro sarà un lavoro importante che la Regione dell'Umbria, l'assessorato ai servizi sociali ha voluto fortemente, che partirà tra pochissimo con l'associazione Mi Fido di Te. Io lascerei brevemente la parola vorrei mandarvi un video di 3 minuti. Benissimo, mando solo un video di 3 minuti, che è un video che vi mando perché dopo quello che ho detto è un video, diciamo, che va su Skype, una specie di serial, di cult per i ragazzi dai 15, 16, 17 anni, ma per farvi capire che cos'è che a loro piace e perché per loro è così difficile diciamo, entrare in sintonia con il nostro linguaggio anche estetico. Generation Y, born between the birth of AIDS and 9/11, give or take. They call us the global generation. We are known for our entitlement and narcissism. Some say it's because we're the first generation where every kid gets a trophy just for showing up. Others think it's because social media allows us to post every time we fart or have a sandwich for all the world to see. But it seems that our one defining trait is a numbness to the world, an indifference to suffering. I know I did anything I could to not feel. Sex, drugs, booze, just take away the pain. Take away my mother and my asshole father and the press and all the boys I loved who wouldn't love me back. Hell, I was gang raped. 2 days later, I was back in class like nothing happened. I mean, that must have hurt like hell, right? Most people never get over stuff like that. And I was like, let's go for Jamba Juice. I would give everything I have or will ever have just to feel pain again, to hurt. Thank God for minor league Fiona and her herb garden. One advantage of being kind of dead is that you don't have to sweat warning labels. There was this one brown liquid that I thought made my nipples tingle for a second, but I think it was psychosomatic because I polished off the rest of it and didn't feel shit. I tried every Eye of Newt and Wing of Fly until I found something that made me not look like Marilyn Manson anymore. And that's the rub of all this, isn't it? I can't feel shit. I can't feel anything. We think that pain is the worst feeling. It isn't. How can anything be worse than this eternal silence inside of me? I used to not eat for days or eat like crazy and then stick my fingers down my throat. Now, no matter how much I binge, I can't feel this hole inside me. I can't take it anymore. I think I'm going batshit. I need to do something. Due parole solo per chiudere di fronte a questo video molto forte, ma l'ho fatto vedere perché questo è l'immaginario dei giovani in questo momento, cioè queste sono le paure. Questo è un sì. No, questo è un serial che va su Sky.
È un serial americano che va su Sky la notte e che è, diciamo, un cult per moltissimi adolescenti in questo momento. Questo è un brano di 3 minuti tratto da un serial che viene dato normalmente, è la storia di una strega, tutta una, diciamo, c'è tutta una tematica, ma va in onda negli Stati Uniti e ora su Sky. Ed è vistissimo, diciamo, da tantissimi ragazzi, quindi è, come dire, un livello estetico che però io ho fatto vedere soprattutto perché fa capire che cos'è che in questo momento attira anche, no? Questo vuoto, questo senso di morte, molto più di altre... Come? Sì, oltre gli emo, esatto, sì, sì. Sì. No, l'importanza di avere quindi anche, oltre una formazione con i ragazzi, e dove noi tocchiamo con mano questi argomenti, anche con età molto giovane, è proprio quella invece che abbiamo un'intensa attività ormai sistematica di seminari pedagogico-genitoriali in cui cerchiamo di formare, non possiamo esimersi dal raccogliere la sfida, dal raccogliere la richiesta di aiuto, perché ci sentiamo inadeguati o non abbiamo gli strumenti per poter rispondere. Questo dobbiamo farlo, certo scoraggia il rapido mutamento, il fatto che arrivano Snapchat, che è una delle chat dove scompaiono, faccio molto rapido, le immagini, produce molto più traffico di Instagram, che tutti usiamo. Nessuno di noi adulti usa Snapchat. Chiedete ai vostri ragazzi quanto è diffuso. Quindi ci dobbiamo adeguare, dobbiamo conoscere di che cosa stiamo parlando, dobbiamo saper rispondere, comportarci in rete adeguatamente. Ci sono schiere di adolescenti maturi che si rapportano ai ragazzi da pari e con lo stesso linguaggio da adolescente. Pochissimi che si trovano vittime di cyberbullismo o di avere imbarazzo con la rete si rivolge ad un adulto, neanche alle medie. In seconda media solo il 20-28% si rivolge a un adulto in caso di difficoltà. È un fallimento, vuol dire che non hanno la sponda dove chiedere, dove poter essere accompagnati nella visione, e noi dobbiamo padroneggiare questi nuovi linguaggi, se no perdiamo la sfida. Grazie. Grazie. Che dire, altro che sfida. È una sfidona, in effetti. Comunque, andiamo avanti. Morena Aragone, giurista, esperta di diritto applicato alla rete e alle nuove tecnologie, quindi un'altra faccia dello stesso prisma, anche la giurisprudenza ha la sua parte, formatrice per la pubblica amministrazione, collabora con riviste e ci parla, vieni pure, tra hate speech and troll, vedi un po' tu, prima ci sgridavano per le parole in inglese, poi le dirai in italiano. Servono nuove leggi per il web? Questa è la domanda. Tua. Io anzitutto vi ringrazio e non vi nascondo che sono leggermente in imbarazzo in questo momento, quindi magari una prossima volta invertiamo l'ordine degli interventi, perché noi dovremmo essere quelli che danno le risposte, cioè i giuristi. Adesso il problema è vostro, trovate il rimedio. Qualcuno qui prima ha ventilato uno spettro per noi che ha una sola parola, che è censura. Per quale motivo è possibile l'anonimato su alcuni siti? Anzi, la domanda era, per quale motivo è possibile che esistano siti come quelli che garantiscano l'anonimato? Io, prima di introdurvi il discorso, che chiaramente era stato pensato in una determinata maniera, ma che chiaramente adesso subisce un'evoluzione perché parlo a braccio e quindi vi faccio anche qualche commento a caldo su quello di cui stavamo parlando fino adesso. Esiste perché esiste la rete? Sembrerà una risposta semplicistica a una domanda importante, ma la censura in rete è un argomento non solo spinoso, ma pericolosissimo. Allora, non so se avete letto che nella giornata di ieri la Turchia ha bloccato Twitter. Allora, bloccare Twitter, io ho qualche amico che scherzando ha detto che bello, ma magari si facesse una cosa del genere anche in Italia, avremo qualche zombie in meno in giro. Ora, passi la battuta, perché tale chiaramente era, però
Io di zombie telecomandati magari dal governo che decide cosa far filtrare e cosa no, perché si tratta chiaramente di censura sempre selettiva, cioè il governo filtra alcuni siti, quindi decide cosa ci deve arrivare e cosa no e magari anche in che forma. E direi che dirvi che è opportuno che non accada probabilmente è veramente usare un eufemismo in questo caso. Quindi censura in rete, io sono venuta meno al mio principio, cioè il mio principio è vi do degli strumenti, vi do delle informazioni, delle nozioni, non commento nel senso che non vi dico qual è la mia idea. Dalla precisazione che ho appena fatto già avrete capito che sono contro la censura, ma in realtà sono per la libertà della rete. Gli strumenti devono essere utilizzati, abbiamo parlato tante volte oggi, abbiamo parlato di consapevolezza, abbiamo parlato di conoscenza dello strumento, io vi aggiungo un'altra parola, deontologia della rete. Deontologia della rete è una parola forte perché implica un'alfabetizzazione di base, ma non solo, implica una cultura digitale, siamo ad un livello superiore, ma ancora oltre, implica l'educazione alla rete, che vuol dire educazione fuori, portata dentro la rete. Cioè, è come se fossero degli step successivi. Quando giustamente si plaude alle iniziative governative di predisposizione dei corsi per alfabetizzazione diffusa alla rete, io dico bene, perfetto, ma siamo a livello 1. Cioè stiamo parlando di prendere un tablet e insegnare ai digital divisi, sono le cosiddette categorie a rischio esclusione dalla rete, che sono più o meno sempre le stesse, sono le persone poco alfabetizzate, gli ultra 65 anni, gli immigrati, di cui spesso ci si dimentica, e le persone che hanno per formazione culturale scarsa e scarse capacità economiche difficoltà di accesso alle nuove tecnologie. Banalmente non ho i soldi per comprarmi un computer, non ho i soldi per comprarmi lo smartphone, o ancora quello che poi è fada, diciamo, punta dell'iceberg, però si porta chiaramente dietro poi tutto quanto il resto, il problema della infrastruttura di rete, che in realtà è soltanto uno dei, e forse anche il meno rilevante in questo momento, perché tra tecnologia satellitare, smartphone, fibra, rete, eccetera, bene o male, tutti dovrebbero riuscire ad accedere, parliamo di infrastrutture, parliamo chiaramente di paesi evoluti, quindi stiamo parlando di, tendenzialmente di paesi occidentali. Allora, il problema quindi è molto molto diffuso ed è un problema che cercheremo adesso di, vediamo un po' se riusciamo ad, da qui non prende forse? Eccolo qua, perfetto. Allora, io avevo pensato di iniziare da questo, in realtà cioè dandovi la banalissima definizione di quello che cos'è l'hate speech, cioè il discorso di odio. Noi abbiamo due definizioni diverse del discorso d'odio, perché abbiamo una definizione un po' più atecnica, che è quella di Wikipedia. Wikipedia nella sua pagina inglese, perché in italiano non si parla ancora di discorsi d'odio, li consideriamo come banalmente gli attacchi verbali nei confronti di una persona. Persona che può essere un singolo identificato o identificato in un gruppo. Già l'idea che ci si rivolga a un gruppo vi fa capire che parliamo di una categoria ben definita, cioè parliamo di categorie individuate da un connotato specifico. Questo connotato può essere l'appartenenza razziale, può essere una caratteristica somatica. Prima parlavamo di caratteristiche fisiche che vengono evidenziate, questo chiaramente può riguardare linguaggi d'odio di una particolare fascia di età. Però parliamo anche di linguaggi d'odio collegati al genere di una persona, perché molti dei linguaggi d'odio di cui parleremo d'oggi, a cui accenneremo oggi, fanno parte, si rivolgono ad una platea prevalentemente femminile. Però in realtà mi piace di più farvi vedere, e adesso torno indietro chiaramente, questo. Perché a volte sembrerebbe, era una battuta un po' per sdrammatizzare il clima della tensione, non so se conoscete le 5 leggi della stupidità umana di Caro Maria Cipolla, beh, questa sembra in realtà molte volte cadere proprio perfettamente nella tematica di oggi. Sempre inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione. Ed è purtroppo vero, perché nell'approccio alla nostra visione del mondo, sottolineo il nostra, ognuno di noi ha una realtà che è diversa dalla realtà di tutti gli altri che ci circondano. Allora il nostro mondo può essere tendenzialmente sereno, perfetto, pulito,
ho usato sereno anche per un motivo, perché la serenità dovrebbe essere una forma di amore nei confronti del proprio mondo, nei confronti dell'altrui. Quindi chiaramente il discorso d'odio va a contrastare l'idea della serenità. Ci sembra un discorso tanto lontano da noi, ci sembra un mondo tanto lontano da noi che molte volte i media, i giornali, la rete stessa ci propongono in tutta la sua devastante invece importanza, la sua devastante presenza. Allora, vi faccio vedere che cosa succede, qual è stato forse un po' il capostipite delle reazioni vere. Voi non so se conoscete questo National Hispanic Media Coalition, è un'associazione non governativa che tra le prime si è occupata di porre un freno alla problematica dei linguaggi d'odio in rete e ha fatto una cosa che le ONG serie dovrebbero fare, cioè prendersi, quello che cerca di fare anche Stati Generali, prendere l'interlocutore pubblico e dire c'è un problema, abbiamo un problema. Allora, analizziamo il problema e poniamo delle ipotesi di correttivi. Allora, questi correttivi hanno portato ad uno studio con una triplice valutazione. Allora, la National Hispanic Media Coalition ha esaminato innanzitutto quelli che erano gli hate speech presenti in rete. Cioè, vediamo di che cosa si parla. Lo studio che avete visto anche del professor Semeraro in realtà è collegato a questo stesso tipo di fenomeni e ha analizzato l'esistenza del fenomeno come tipologia di reato e poi se fossero già presenti delle misure preventive, cioè sono già stati previsti normativamente degli strumenti preventivi per bloccare questi fenomeni. La seconda fase dello studio è stata quella di una richiesta di informazioni. Si è visto che la maggior parte dei rapporti governativi non prendeva proprio in considerazione il fenomeno, cioè esistono questi discorsi d'odio, che facciamo allora? Non li consideriamo? Dovremmo cominciare ad analizzarli all'interno anche dei rapporti istituzionali, perché è la prima fase, il raggiungimento della consapevolezza del problema tramite la conoscenza delle informazioni correlate a questo problema. E poi uno studio collegato all'università, a UCLA, quindi l'Università della California, ha avviato uno studio sulla facilità con cui questi discorsi d'odio venivano veicolati, in questo caso specifico, dalle radio commerciali. Era uno studio di settore, però volto a rilevare come un media diffuso, estremamente diffuso, la radio e la televisione chiaramente restano i due media più diffusi, fosse veicolatore di messaggi di questa natura, perché chiaramente soltanto, come vi dicevo prima, studiando e capendo l'entità del fenomeno si poteva pensare di porre dei correttivi. E allora lo studio ha portato alla individuazione di quattro tipologie di hate speech cosiddetti. Una prima tipologia, discorsi che veicolavano fatti falsi riguardanti chiaramente una persona o un gruppo, cioè raccontare fatti inesistenti o chiaramente tendenzialmente molto più pesanti del vero, quindi o partendo da un fatto vero e caricandolo di elementi inesistenti o inventando completamente determinate argomentazioni. Poi abbiamo le argomentazioni difettose, che questo è anche molto interessante. Spiegare un determinato fenomeno in un modo ricostruendo completamente il fatto, quindi articolandolo in una maniera completamente difforme. Poi abbiamo l'uso del linguaggio divisivo, cioè l'uso delle parole e del linguaggio proprio per creare una barriera nei confronti dell'altro. E poi l'utilizzo delle cosiddette metafore disumanizzanti, identificare tramite delle parole un gruppo, un soggetto, un individuo, una categoria sociale. Chiaramente anche in questo caso non parliamo di parole delicate, parole dolci, ma parliamo di parole che hanno delle connotazioni rilevanti anche dal punto di vista giuridico. Questo non è stato l'unico studio in materia, ma vi dirò anche che alcune giornaliste, poi tanto arriviamo alle norme vere e proprie, hanno fatto da cavie per capire quanto fossero diffusi questi linguaggi d'odio, questi discorsi d'odio, perché, vi dicevo, ne parlerò anche più avanti, però posso anche anticiparlo, una delle caratteristiche importanti della normativa esistente, qua stiamo parlando dell'inizio del 2009, ma a tutt'oggi in Italia la situazione non è cambiata particolarmente, era la mancanza all'interno della norma di specifiche di genere. Cioè c'erano alcune norme che impattavano sui comportamenti o i linguaggi d'odio generalmente esistenti, però si aveva riguardo sempre alle stesse categorie, quindi problematiche razziali, problematiche inerenti la disabilità,
Però la questione di genere veniva quasi completamente ignorata. Allora, queste giornaliste, a partire dalle prime due, sono le due giornaliste del Guardian, Linda Grant e Susan Moore, hanno fatto degli studi, quindi praticamente hanno aperto degli account in rete e hanno cominciato semplicemente a raccontare, nulla di che, ricevendone in cambio, come succede molte volte quando le donne si espongono in rete, una serie di insulti di varia natura. Quindi rientriamo nelle quattro categorie o nelle quattro tipologie di discorsi d'odio visti prima, però prevalentemente si parlava di metafore disumanizzanti. Riprendo un po' il termine utilizzato. In realtà lo studio capostipite fu effettuato nel 1999 da una studiosa che si chiama Judith Donat, e che è partita dall'esame del fenomeno del trolling in rete, che da alcuni è avvicinato al discorso degli hate speech, anche se in realtà parliamo di due fenomeni paralleli e alcune volte tangenti. Dico alcune volte perché in realtà il troll è un po' un fenomeno endemico della rete e ha varie connotazioni. Il troll lo può fare anche per puro divertimento e non è detto che insulti, ma crea un po' di scompiglio in quanto si diverte a stimolare determinate reazioni nell'interlocutore, va lì per rompere determinati discorsi, determinati schemi, e può farlo, lo ripeto, sia in maniera blanda o comunque in maniera connaturale al fenomeno, sia può farlo invece ricorrendo all'hate speech. In questo caso rientriamo chiaramente in un altro campo. Passo un attimo, eccolo qui. Allora, queste due signore credo che le riconosciate. Questo è il motivo per cui il fenomeno degli hate speech è diventato così di moda anche da noi. Perché si parla dei discorsi d'odio? Forse perché qualche importante esponente di governo o esponente politico si è imbattuto pesantemente nel fenomeno. Ora, non è la mia osservazione una connotazione critica, perché è bene che fenomeni esistenti abbiano anche probabilmente dei portavoce influenti, perché in questo caso si può cominciare a parlare di un problema e ad affrontare il problema. Il problema collegato al problema, voluto gioco di parole, è come lo si affronta, perché in questo caso sia da parte della Moretti che da parte della Boldrini c'è stato subito l'idea di blocchiamo, censura, facciamo qualcosa per, serve una nuova legge per, manca qualcosa, quindi dobbiamo regolamentare un fenomeno in qualche misura, perché in realtà le norme attuali non ci consentono di affrontarlo nella maniera migliore. E allora predisponiamo una nuova bozza di legge, ma non si sa se in realtà lo facciamo, è una cosa nuova, non è una cosa nuova. Perché è una problematica, quella delle nuove leggi del web, quella dei pericoli della rete, quella del mondo oscuro che si nasconderebbe dietro la rete, che è stata affrontata più volte, che ha, io ho messo volutamente il punto interrogativo e le virgolette a illustri, perché ha molti precedenti illustri in Italia. C'è stato un periodo, qua siamo il 2009, 16ª legislatura, il DDL Carlucci, c'è stato un periodo all'inizio del 2009 in cui c'è stata una proliferazione di norme atte a censurare la rete, di varia natura e con le spiegazioni più varie. Questa della Carrucci era anche bella negli intenti, disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet, eccetera, eccetera. L'obiettivo dichiarato era quello di bloccare il problema della pedopornografia. Quindi bloccare la pedopornografia voleva dire porre degli strumenti normativi, perché io in qualche modo i filtri li devo utilizzare, perché io non sono in grado. È una domanda retorica. Io non sono in grado di farmi da filtro in questo caso? È una domanda. E allora il problema, come dicevo prima, non è il fenomeno, ma il problema sono le soluzioni che vengono ipotizzate. E le soluzioni tendenzialmente sono sempre le stesse, sono queste, i filtri alla rete. Filtri che possono essere filtri software. Stavo pensando ai programmi che si installano sui computer per chi ha i figli minori, che bloccano l'accesso a, che fanno da vice genitori. Ora, io chiaramente non sono una sociologa, non sono una psicologa, però parlo da giurista. E probabilmente è uno strumento che cerca di supplire a un deficit di partenza. Poi alla fine il problema resta quello. Se parliamo, come dicevamo prima, di alfabetizzare, alfabetizzare alla rete fa parte dell'alfabetizzazione di base. Allora, l'alfabetizzazione di base a che età parte? Questa la faccio a voi come domanda.
credo che si cominci appena nati, con i bambini appena nati, si comincia a parlare ai bambini per stimolare la parola. Beh, credo che oggi con l'uso degli strumenti debba essere un po' seguito lo stesso identico procedimento. Allora, si parte da un'alfabetizzazione alla rete, dopodiché quando il bambino comincia a capire, si usano, come Anna prima ha mostrato così chiaramente, i sì e i no. Si creano degli ambiti in cui il bambino si muove. Allora forse un problema in questo momento, più che normativo, tanto ora lo vediamo, è anche un problema di difficoltà del genitore che non è preparato, più che non incapacità di preparare il bambino. Cioè l'anello intermedio che in questo momento manca, la famiglia o la scuola, non perché non ci siano, ma perché impreparati, e non perché impreparati perché non preparati personalmente, ma perché il sistema non ha creato quelle strutture che pure normativamente esistono. C'è un articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale che obbliga, non faculta, ma obbliga lo Stato a predisporre dei programmi, degli strumenti per l'alfabetizzazione diffusa. Il codice dell'amministrazione digitale è del 2005, sono passati 9 anni, voi avete visto strumenti di alfabetizzazione diffusa, avete visto corsi di alfabetizzazione diffusa? E questa è la realtà con la quale lottiamo. Allora, blocchi degli utenti, blocchi degli account, strumenti software per supplire il panic button, oddio non ce la faccio più, distruggo tutto, blocco. Oppure ancora, è peggio, l'ipotesi che facevamo prima, perché esistono questi siti che permettono l'anonimato? Ora, vi sembrerà strano, ma l'anonimato, come l'uso dello pseudonimo, sono due diritti. E io ci andrei molto piano con la possibile eliminazione di un diritto. Perché? Di contro, è chiaro, vanno apportati dei correttivi, ma il correttivo non è eliminare l'ostacolo, cioè dire che l'anonimato non c'è, perché rendere tutto pubblico e rendere tutto volutamente e necessariamente pubblico ha dei risvolti che credo chiunque di voi possa immaginare. Per cui se esistono degli strumenti che garantiscono l'anonimato, come per esempio l'uso del nickname, io non devo essere necessariamente obbligata a dichiarare nome e cognome, a meno che non fruisca dei servizi che richiedono la identificazione del soggetto, e parliamo dell'uso della posta elettronica certificata, ma parliamo anche dei servizi di government messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Lì ti identifichi, hai uno strumento che può essere la carta d'identità elettronica, o avremo in ipotesi degli strumenti però dico, in quel caso c'è un obbligo normativo connesso alla funzione dello strumento, in altri casi invece c'è un diritto collegato all'anonimato che va rispettato. E allora io salto un attimo perché voglio farvi vedere questo invece, eccolo qui. Abbiamo delle altre ipotesi di reazione, perché in realtà quello che noi possiamo fare non è soltanto bloccare e impedire un fenomeno. Possiamo per esempio proporre, come è stato fatto per esempio dal movimento Stop Web Violence, proporre un manifesto della buona educazione online. Stavamo parlando di questo. Non pensate alla buona educazione sempre come un'idea di un'etichetta, pensate invece ad un insieme di regole. Regole che devono essere rispettate da tutti, e che vuol dire dagli operatori della rete, ma anche dai fruitori della rete. Ma pensate anche a delle modifiche normative, che non vuol dire introduzione di nuove leggi atte a bloccare o censurare, ma vuol dire per esempio introduzione, se ne è parlato per un po' di tempo, poi è caduto sotto silenzio, di questo anonimato protetto. Anonimato protetto è una forma di anonimato per cui parziale, per cui io sono conosciuta al mio Internet Service Provider, che mi autentica. Nel momento in cui c'è l'autenticazione, io posso operare tramite pseudonimo. In quel caso, in caso di commissione di reati, eccetera, eccetera, chiunque può risalire alla mia identità, facendo chiaramente richiesta all'autorità giudiziaria, perché il chiunque passa sempre tramite gli organi deputati a questo. Allora, vi faccio soltanto vedere molto, molto velocemente perché e qual è il fondamento normativo. Allora, noi partiamo dagli articoli della Costituzione, che ci danno sempre il tappeto giuridico di base, e ovviamente il diritto di parola non ve lo devo spiegare. Articolo 21 della Costituzione, che lo sottende, diciamo un attimo solo, sono andata, eccolo qui, perché chiaramente se ho libertà di parola dovrei avere la possibilità di dire e comunicare con il mio interlocutore, col mio universo, tutto quello che ritengo opportuno, sempre nei limiti di legge, perché la libertà di parola chiaramente ha dei confini che sono stabiliti dal diritto penale. E vi faccio vedere quali confini prevede il... Sto andando al contrario, va bene.
Allora, vi faccio vedere due articoli tra gli altri, perché qui io ho sempre problemi purtroppo con... Ecco, datemi un attimo di tempo. Allora, vi sembrerà strano, però non esiste una sezione specifica nel codice penale che riguardi le problematiche dedicate alla rete. Dico vi sembrerà strano perché è giusto che sia così. Io non sono una penalista, quindi il mio discorso è volutamente un po' trasversale, però vi faccio notare una cosa, che all'interno della sezione relativa ai diritti della persona abbiamo un articolo che è il 595, che riguarda la diffamazione. Vi ho cerchiato una parte molto importante, perché noi la diffamazione, chiaramente, per grandi linee sappiamo di cosa si tratta. Nel momento in cui c'è nei confronti di un soggetto l'utilizzo di o la veicolazione di informazioni non veritiere, che chiaramente provocano, diffamano il soggetto in questione, se l'offesa viene recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, è un aggravante. Allora, la rete, l'uso di un social network, vi sembra un mezzo di pubblicità sufficiente? Per pubblicità intendiamo la capacità diffusiva dello strumento. Prima Flavia ha detto potenzialmente in streaming andiamo nel mondo intero. È questo il concetto. Allora, se io ho già previsto penalmente l'aggravante per qualsiasi mezzo di pubblicità, ho necessità di specificare che deve essere la rete? O è compreso anche in questo? E vi faccio vedere quest'altro, no, sempre al contrario, perfetto, atti persecutori, articolo 612 bis, anche in questo caso. Qui è invece proprio specificato nel dettaglio, è un aggravante l'aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici. Allora, qual è il discorso al quale voglio arrivare? Perché in realtà è una domanda, io banalmente vi ho scritto si faccia una domanda e si dia una risposta. Sì, no, forse, dipende, perché in realtà il problema è, gli strumenti ci sono, li possiamo azionare. Sicuramente dei correttivi possono essere previsti, perché il progresso tecnologico non è prevedibile. Nel momento in cui le norme vengono scritte, vengono tendenzialmente pur redatte in maniera da rendere più generali e astratte possibile, adeguate al contesto tecnologico del momento in cui vengono adottate. All'epoca chi ha scritto la Costituzione è stato molto più previdente, perché l'ha fatta più generale in modo da poter oggi ancora ricomprendere anche il web in determinate definizioni che vengono utilizzate. Allora, il problema culturale che dicevamo prima degli adolescenti e anche, e lo vediamo nel problema degli hate speech, un problema culturale degli adulti, perché se è vero che molti di questi hanno ad oggetto le questioni di genere, quindi la violenza verbale nei confronti delle donne, allora probabilmente il primo passaggio è quello della reazione. Per reazione, la dottoressa ha parlato della preparazione del soggetto come requisito fondamentale per reagire, quindi mandare banalmente a quel paese una persona sul web potrebbe servire, ma non è detto che serva. In questo caso sopperiscono gli strumenti normativi. Allora, la denuncia è il primo passo. Quante volte diciamo che una buona parte delle vittime di femminicidio non sarebbero state tali se avessero reagito alla prima violenza, fisica o verbale che essa fosse? Quindi torniamo sempre a monte al problema culturale. Lo strumento normativo che c'è, che può essere migliorato, può essere adattato, non può esistere, non può funzionare senza la cultura di base, cioè senza, chiaramente per cultura intendiamo la preparazione del soggetto tale da potergli far conoscere l'esistenza dello strumento e agire di conseguenza. Pertanto io chiaramente vi lascio la vostra interpretazione, io vi ho dato la mia, anche se, come dicevo prima, contravvenendo a quelli che sono un po' i miei principi. Per me nuove leggi per il web, intese come pacchetti normativi nuovi, non servono. Serve valorizzare e utilizzare gli strumenti che ci sono, e serve una consapevolezza diffusa, anche deontologica, quindi delle regole della rete, che deve partire con l'educazione di base. Ne discutevamo l'altro giorno con degli amici sui corsi di alfabetizzazione e i corsi anche che sta facendo la Guardia di Finanza nelle scuole, che prendono probabilmente ad oggetto un percorso formativo già avanzato, si rivolgono ai ragazzi della scuola superiore.
e probabilmente l'età dovrebbe scendere anche di molto. Io vi ringrazio, se ci sono domande. Grazie Morena, abbiamo visto anche qui un'altra faccia. Siamo all'ultimo intervento della mattina, quindi poi vi liberiamo per un po' e poi ci ritroviamo qui alle 2:30. Maria Rita Bracchini? C'è? Non c'è. Ok, non c'è. Allora io direi, se ci sono domande, ora abbiamo quei buoni 20 minuti per poterlo fare. Se non ci sono domande, a chiunque in realtà delle relatrici, perché tanto siamo ancora qua, quando abbiamo finito con le domande, le relatrici devono andare di là perché abbiamo da fare delle cose di là. Alle non relatrici, ai non relatori, chiediamo invece di rivederci qui alle 2:30. Io vi chiederei, o fate la domanda, io la ripeto in maniera che arrivi in streaming, se non, o anche su Twitter ovviamente potete fare domande se volete, quindi anche online, se ci sono persone che hanno seguito e ce ne sono. Possono fare domande direttamente, magari chiedendo a quale degli interventi vogliono fare riferimento, ma volentieri proviamo a rispondere. Ok, possiamo aspettare qualche secondo perché da Twitter c'è giusto il tempo di scriversela in rete, ma direi che gli spunti sono tantissimi. Certo, le soluzioni, se ci fossero, troppo facile sarebbe. Ci sono indicazioni, mi sembra che di indicazioni ne siano venute davvero tante. D'altra parte, purtroppo la prima tentazione che viene alla politica, la politica che ignora perché non ha la consapevolezza di quel che succede, è di dire blocchiamo tutto, così come ha fatto la Turchia, no? È più facile bloccare che trovare la soluzione. D'altra parte è anche più facile dire a te il coltello, bambino, non te lo do, così non ti fai male. Certo, non te lo do, non te lo do se c'hai 6 mesi, però mano a mano che cresci, prima te lo do di plastica con la punta stondata, poi piano piano te lo do anche sempre con la punta scondata, ma magari comincio con le metalliche, e poi ti taglierai la carne da solo quando hai l'età per poterlo fare. Non è che diciamo adesso aboliamo tutti i coltelli perché i coltelli uccidono, certo che i coltelli uccidono, ma servono per fortuna anche a fare altro. La rete, sarà che io sono ottimista di carattere, ma insomma mi sembra che la rete abbia un potenziale veramente incredibile. Lo stesso essere qui oggi non avrebbe potuto esistere se non ci fossimo conosciute in rete così tante, con la voglia di fare, se non avessimo potuto invitarvi in rete, lanciare questa locandina in rete. Quindi sicuramente si possono fare miriadi di cose. Ci sono domande, Emma, in rete che tu abbia visto? Sonia? No? Ok, benissimo. Allora io direi che ci vediamo alle 2:30 qua. Grazie.